Alessandro Galimberti, del nostro gruppo. Mi fa piacere di vedere questa videoconferenza. Io vi rubo solamente due minuti, no, sul tema comunque delle imprese e sul tema della, diciamo, una decretazione particolarmente complessa che vi vede tutti costretti sostanzialmente a concentrarsi sulla consulenza d'impresa, ma forse in questo caso più che in altri momenti in maniera assolutamente trasversale. Da questo punto di vista il gruppo 24 ore è come sempre molto vicino, oltre che alle professioni, a chi è nella galassia imprese. E mi faceva piacere raccontarvi un'iniziativa editoriale brevemente, che è questa soprannominata Operazione Confisco, il giornale ha realizzato degli appuntamenti che sono partiti il 23 di giugno con una diretta che ha visto oltre 23.000 partecipanti tra imprese e professionisti, appunto concentrata sulle novità dell'emergenza Covid. Su questo il gruppo ha creato un prodotto, una soluzione digitale, tra parentesi in una fase anche di lancio, quindi da un punto di vista economico sicuramente molto interessante, proprio dedicata ai temi dell'emergenza. Questo prodotto è un prodotto trasversale, parla di tematiche non solo fiscali come nella nostra tradizione, ma affronta il tema emergenza Covid da più punti di vista, anche dal punto di vista lavoristico, nonché nella parte strettamente giuridica, se pensiamo al tema della sicurezza, degli infortuni sul lavoro e responsabilità degli amministratori. In questa occasione ci sono tutte le dirette di Telefisco che stanno continuando anche in questi giorni, dove si parla per esempio anche di finanza d'impresa, contributo a fondo perduto, accesso alle agevolazioni e quant'altro. Se vi fosse naturalmente interesse da parte vostra, Rosa è una dei nostri ovviamente interlocutori per l'area di Roma, appunto per questa offerta, e avrà sicuramente l'occasione di presentarlo. Volevo solo appunto rappresentare quanto in questa fase estremamente delicata il gruppo naturalmente ha costruito una soluzione che potesse essere vicina naturalmente agli interessi di quelli che anche abitualmente possono non essere i nostri clienti, e quindi un prodotto pensato sì per i professionisti, per i consulenti, ma anche per le aziende. Tutto qui, vi saluto, vi lascio i vostri lavori, lascio la parola ad Alessandro, credo che apra l'incontro di oggi, e vi auguro una buona giornata a parte del Sole 24 Ore. Allora, raccolgo la chiamata di Massimiliano, di Giovanni, collega, e anche io voglio ringraziare gli organizzatori di ANCIM e il gruppo Sole 24 Ore, tutti i partner di questa manifestazione, di questa occasione di incontro online. Però vorrei mandare in primo luogo una comunicazione di servizio. Per favore spegnere i microfoni perché abbiamo dei ritorni aeronautici nell'audio, e questo rende molto difficile poi anche intendersi. Dicevo, un incontro molto focalizzato e molto core anche per l'interesse dell'attività svolta dal gruppo, il rilancio del piccolo e medio imprese nel post-Covid, e ovviamente tutti purtroppo sappiamo drammaticamente di cosa stiamo parlando, di una pandemia che ha scosso le fondamenta delle certezze sulle quali riposavamo, sia come uomini di impresa, uomini di informazione, cittadini e persone abituate a determinati standard di vita e a determinati standard di comunicazione che improvvisamente a fine febbraio ci sono esplosi tra le mani. Siamo entrati in un'epoca nuova, all'inizio con un entusiasmo, con quell'entusiasmo un po' cameratesco che si cerca di stimolare nei momenti di grave difficoltà collettiva. Siamo entrati in una dimensione nuova che alla fine è anche quella che stiamo vivendo questa mattina con un incontro totalmente digitalizzato e le sue problemi e le sue incognite. E sicuramente però è un mondo diverso per una serie di motivi che oggi, parte dei quali approfondiremo oggi, e che richiedono nuove strategie di ingaggio, nuove strategie di intervento, nuovi modi di pensare, nuovi modi di agire, e insomma andare oltre quelle che per tanti anni sono state la nostra, per molti è stata la propria comfort zone. Vorrei chiamare subito però il Carlo Verdone, il segretario nazionale di ANCIM, per quantomeno un saluto, un'introduzione generale sui temi della giornata, dopodiché entreremo nello specifico con i primi relatori e con il dibattito che ne seguirà. Carlo Verdone. Ringrazio Alessandro Galimberti, grazie mille per questa introduzione, e vi chiedo solo scusa, ma disattiverò
la webcam perché avendo dei problemi di connessione ho difficoltà poi a seguire bene tutto quanto, però potete tranquillamente fare a meno del mio faccione, insomma, senza nessun problema. Però per il momento sta reggendo bene. Bene tutto, Sta reggendo bene? Ah, allora sì. Quindi può anche lasciare anche l'immagine, casomai intervengo se succede qualcosa. Benissimo, benissimo, l'importante è, ecco, che mi sentiate. Allora, buongiorno a tutti e bentrovati. È un vero piacere vedere questa così ricca platea. Tanto questo è l'ultimo webinar di un ciclo che abbiamo ideato 3 mesi fa, quindi in pieno lockdown, come ANCIMP, Associazione Nazionale dei Consulenti d'Impresa, e questo ciclo lo abbiamo dedicato proprio alla cultura di impresa. Abbiamo questi 3 mesi affrontato diversi temi specifici. Oggi abbiamo veramente un insieme di professionalità e di esperienze e di punti di vista che rendono questo webinar il compendio ideale di tutto quanto ciò che abbiamo fatto e detto in questi 3 mesi. ANCIMP è molto chiaramente attenta alla parte formativa e informativa, rivolta alle piccole e medie imprese. Voglio sottolineare che questa chiusura del ciclo di webinar sarà poi seguita invece da una nuova serie di incontri dal vivo, perché va bene, come abbiamo detto prima, il virtuale, la tecnologia, quello che volete, ma io mi auguro di poter molto molto presto stringere le mani o i gomiti, quello che preferite, ma l'importante è incontrarci e di nuovo guardarci negli occhi. Bene, permettetemi di salutare e ringraziare intanto tutti quanti gli associati ANCIMP che ci hanno seguito durante tutto quanto questo percorso. La nostra associazione sta crescendo di giorno in giorno e io sono veramente felicissimo di questa cosa, e sta cominciando a diventare un punto di riferimento proprio nell'ambito dei network professionali multidisciplinari. Permettetemi di salutare e ringraziare di vero cuore il presidente di ANCIMP, che ho visto che è appena entrato, l'ingegner Marco Stronati, che mi supporta e mi sopporta più che altro durante interminabili telefonate di programmazione, tutto il consiglio direttivo, e naturalmente non posso non ringraziare di cuore la partnership col Sole 24 Ore, con cui abbiamo realizzato e continueremo a realizzare degli eventi formativi e informativi estremamente interessanti. I partner di questo webinar sono anche Sinet Formazione e Fonarcom, a cui tengo in maniera particolare, non solo perché c'è il presidente Andrea Cafà tra i relatori, ma perché è un fondo interprofessionale che si sta spendendo veramente tantissimo per la formazione delle piccole e medie imprese, per dare uno sviluppo concreto e reale alle conoscenze e alle competenze che possano portare poi ad un rilancio concreto ed un rilancio strutturato del nostro tessuto imprenditoriale. Ringrazio Andrea Pietrini per la sua partecipazione. Ci tenevo tantissimo perché sono veramente rimasto affascinato dal suo progetto professionale, imprenditoriale, che è Your Group, Your CFO. Eugenio Ferrari, presidente di Assoredi PMI, infaticabile, instancabile presidente di Assoredi PMI. Enrico Verga, dove grazie, veramente ho avuto il privilegio di anche insomma di dialogare e di scambiare delle opinioni che sono state per me preziosissime. Enzo Altobelli, un carissimo amico che sta dando veramente un aiuto concreto con la finanza agevolata
a tantissime piccole e medie imprese e naturalmente cerchiamo di sviluppare un po' tutta quanta la parte che riguarda le piccole e medie imprese nella loro gestione anche finanziaria. Devo dire una cosa importantissima, perché questo evento vede la partecipazione anche di Alessandro Galimberti. Lo ringrazio moltissimo, non è stato facile averlo, e Alessandro Genova è veramente un caposaldo dell'organizzazione in questo caso, perché è un vero piacere poter avere la sua conduzione di questo evento. Che dire, non mi dilungo oltre, ringrazio tutti gli ospiti e i partecipanti ancora. Vi invito già da ora ai prossimi eventi che saranno dal vivo di ANCIMP e vi auguro una buona conferenza a tutti. Massimo, allora grazie a Carlo Verdone, grazie anche per i ringraziamenti, però ribadisco e penso che questa sia una ottima occasione per riflessione e apprendimento, quella che andremo a iniziare tra pochi istanti. Una riflessione, Carlo Verdone ha già presentato gli ospiti, per cui adesso li introdurremo di volta in volta, li introdurrò prima della loro breve e molto sintetica ma molto efficace relazione. Il primo pensiero che ho formulato quando Alessandro Genova mi ha invitato a presentare questo webinar è stato la reazione che hanno avuto tutti a marzo, aprile, tutti i miei amici che fanno attività consulenziale. L'approccio è: ok, crisi pandemica, crisi finanziaria, crisi strutturale, crisi dei consumi, crisi generalizzata, il primo anello della catena che salta è quello dell'attività consulenziale, perché è vista come un di più, come un accessorio di cui si può fare a meno quando cominciano a mancare le risorse. Poi però sono passate le settimane, abbiamo visto la complessità del mondo che si andava delineando di fronte a noi. La politica in questo ci ha aiutato, perché soprattutto in Italia ci ha presentato le cose ancora più complicate e ancora più difficilmente affrontabili di come in realtà sarebbero state e sono. E mi sono reso conto che di fronte a questa complessità e di fronte al ribaltamento di un'infinità di certezze sulle quali riposavamo, aziende comprese, probabilmente in una congiuntura di questo tipo l'attività consulenziale, la consulenza ben fatta, ben spesa, ben focalizzata e con dei punti di partenza e soprattutto di approdo molto chiari è assolutamente una scialuppa, un traghetto indispensabile verso i nuovi porti, verso la cosiddetta nuova era. Quindi, siccome non sono un relatore, ma sono qui per imparare anch'io, vorrei introdurre allora il primo intervento, che è quello di Enrico Verga, non a caso un analista strategico e consulente aziendale, firma nota e contributor di diverse testate specializzate e non, perché è un argomento che ci traghetta bene verso l'autunno. L'autunno, che nella tradizione soprattutto del nostro paese è sempre un autunno caldo, lo ricordiamo dagli anni 70, l'autunno è sempre il momento in cui le criticità rimandate dall'estate in avanti, non affrontate in primavera, rimandate all'estate, è il momento in cui tutti i nodi vengono al pettine. Quest'anno probabilmente i nodi saranno anche molto più spinosi e molto più acuti, rischieranno di diventare anche dei nodi scorsoi al collo di molte aziende. Purtroppo una metafora non felicissima, ma è il mondo che ci si fa disegnando davanti, è oggettivamente ha dei parametri nuovi che probabilmente non tutti sapranno affrontare. Quindi chiederei il primo intervento a Enrico Verga per capire cosa succederà, senza avere doti ovviamente di iniezione, ma semplicemente di analisi, cosa succederà, quale sarà lo scenario post-pandemico o ancora pandemico che si aprirà a partire dall'autunno. Prego, allora, Enrico. Innanzitutto vi ringrazio per l'invito. Dunque, per sapere, così so dirvi in quanta velocità devo andare, quanti minuti ho, così non... Una quindicina. Una quindicina, perfetto. Allora, metto anche il cronometro, così siamo precisi. Allora, innanzitutto, facciamo prima di tutto un balzo fuori dall'Italia, perché
a meno che qualcuno sia particolarmente sovranista, ma anche se lo fosse, non si può negare che l'Italia sia inserita in un contesto mondiale. Quindi, diciamo così, 5 minuti di versione fuori. Lo scenario esterno per quello che concerne le altre nazioni, adesso non parlo di import-export Italia, adesso è giusto per darvi un'idea di quello che sta succedendo fuori dall'Italia. La Cina sostanzialmente è l'industria del mondo, inutile negarlo, quantomeno in quota quasi tutte le aziende italiane che fanno sourcing di materia prima, lavorati, semilavorati, la Cina è comunque sempre presente, o è presente direttamente. Quindi la PMI che fa i buloni, compra le billette di acciaio o di alluminio o quello che volete dalla Cina, oppure presenti indirettamente l'azienda che fa le pompe per portare l'acqua nelle dighe, comunque il semilavorato lo compra da un'azienda che a sua volta compra dalla Cina. Quindi avere una Cina che in questo momento sta funzionando nel migliore degli scenari all'80% della manifattura è sicuramente un primo problema, nel senso che le nostre aziende, ma se vogliamo anche le aziende europee in generale, ovviamente hanno un problema di approvvigionamenti. Problema di approvvigionamenti su cui poi torniamo dopo quando parliamo del focus sull'Italia, però questo è già il primo punto. Secondo punto, dall'altra parte, è che la Cina in questo momento sta funzionando come consumi, quindi il cinese che compra il famoso Made in Italy, sta funzionando sì e no al 50%. Ora, c'è da fare una piccola premessa, ma senza voler male al governo cinese. La Cina talvolta nel gestire le statistiche di aspetti negativi, aspetti positivi, talvolta tende ad avere qualche piccolo problema di interpretazione dei dati. Quindi non sempre le statistiche emesse dal governo cinese, dai singoli governi dei distretti regionali, sono precisi al 100%. Questo, chiariamoci, succede per tutte le statistiche di ogni governo. Però nel caso cinese è abbastanza storica questa piccola discrepanza tra la realtà e come dire, tra la realtà e quello che viene riportato. Questo ovviamente deve aiutare a comprendere le persone quando si dice la Cina è ripartita alla grande. Se voi andate a vedere Beijing, Shanghai, Xi'an, tanto per citare anche un porto famoso, non è che i cinesi, finito il Covid, si sono scaraventati a mangiare come prima, scaraventati a far shopping come prima. Quindi questo è il comparto cinese. Poi abbiamo il comparto americano. Allora, l'America è ancora mezza lockdown, mezza no, diciamo che a seconda delle regioni. Anche in America c'è che il consumo, prendiamo New York, che tutti conosciamo, tutti abbiamo visto una puntata di Sex and the City. Allora, New York come scenario di consumi in questo momento sta facendo la fame. Per due aspetti, allora, hanno riaperto i negozi, sì, quasi tutti, non tutti obiettivamente, però ci sono da una parte i ricchi, Manhattan in particolar modo di gente economicamente benestante, ne ha tanta, che si sono trasferiti di punto in bianco negli Hampton. Negli Hampton per chi aveva la casa negli Hampton, poi ci sono quelli della valle dell'Hudson, poi ci sono quelli che sono trasferiti nelle loro tenute di campagna in altre parti dell'America. Perché? Perché uno che è particolarmente ricco con lo smart working, se può fare un normale dipendente, figuratevi se non può farlo un ricco. Il problema però che cos'è? Il problema è per i consumi. A Manhattan, se andate a vedere, non per forza solo la zona bassa, quindi proprio Manhattan, ma anche tutta la zona dell'Upper East Side, East o West, piuttosto che la zona del Bronx, che a netto che il nome sembra ricordare quelle scene da Guerra del Bronx, in realtà il Bronx è cresciuto molto, perché essendo la parte alta dell'isola ovviamente è cresciuto molto, anche tutte le high a destra, a sinistra, cioè diciamo che molta gente si è spostata, quelli ricchi, a vivere fuori. E visto che Manhattan in sé vive di ristoranti, non per forza tutti la versione italiana di Cracco, la versione inglese di Cracco Pack, ma comunque di ristoranti dove un ticket medio sono 60-70 dollari, capite che già qui abbiamo un crollo dei consumi. Poi c'è la parte dello smart working, su cui poi torniamo anche sullo scenario italiano, che sostanzialmente sta avendo come dire, degli impatti molto violenti sui consumi. Questo è lo scenario, chiamiamolo così, esterno. Poi, se volete, possiamo aggiungerci Latin America, ma oggettivamente il consumo in Latin America rispetto all'Italia, se vogliamo, ci sono i mercati principali sono più importanti per l'Italia, sono quelli americani, sono quelli cinesi, sono quelli europei. Poi abbiamo la Russia, che vabbè, lì abbiamo già un blocco dei commerci da tempo, quindi la Russia l'abbiamo già, come dire, metabolizzata. Abbiamo l'Iran, anche quello l'abbiamo metabolizzato perché ce l'hanno chiuso. Abbiamo l'Africa, ma l'Africa è sempre una nazione un po' sfidante. Sull'India,
per farla semplice, l'India e la Cina, è la seconda Cina, ma è da 30 anni che si dice che l'India sarà la seconda Cina, quindi rimaniamo così. Il Centro Asia c'è poco da dire, Australia, Nuova Zelanda, un po' di kiwi, ma poca roba. Ora, adesso andiamo però sullo scenario, chiamiamolo europeo e poi italiano. Allora, sullo scenario europeo abbiamo il problema che questi famosi 750 miliardi, magari saranno pure 800, magari saranno pure 500, purtroppo tutta una serie di media italiani, ma cosa peggiore, di politici, lo hanno ormai venduto come un evento che praticamente questi soldi dobbiamo solamente aprire la porta e boom, ci arrivano dentro, non mi ricordo se sono 160, 170 miliardi, vabbè, insomma, sono tanti soldi sulla carta. Il problema, come abbiamo visto in questi ultimi giorni, è che questi soldi, prima di tutto, sono scorporati in tre blocchi. MES, care, o comunque diciamo così la funzione sure, perdonatemi, non care, e poi i soldi che dovrebbe tirare su la banca, la BCE. Allora, quello che la BCE deve fare dovrebbe fare leva, io l'ho spiegato già a maggio, e non è così scontato che la BCE riesca a fare una leva per tirare su tutti questi soldi. Quelli dello sure vanno verso la disoccupazione, e poi ci sarebbe questo famoso fondo salva stati, che a volte si chiama MES, a volte si chiama in un altro modo, perché poi ogni partito politico ha la sua. Allora, io do per assunto che questi soldi prima o poi arriveranno, ma è ormai una certezza, non lo dico solamente io, ma anche pubblicato sullo stesso Sole 24 Ore, ma anche su tutte le altre testate italiane e non, il grosso di questi soldi, premesso che arrivino e premesso che siano fondo perduto e non debito, perché se è debito, insomma, è sempre debito, arriveranno nel 2021, una buona parte nel 2021 e poi nel 2022. Quindi per quest'anno, 2020, questi soldi, non dico che ce li scordiamo, ma al massimo, nel migliore dei casi, saranno una promessa, un ti pagherò. Con questo si può eventualmente, ma qui poi c'è Pietrini che è più esperto in me di finanza, andare a dire a qualunque banca: senti, se mi danno l'anno prossimo i soldi, magari dammi intanto un anticipo. Però non è una scienza esatta, obiettivamente, le banche ovviamente ci vorranno guadagnare. Quindi questo è, se vogliamo, lo scenario europeo, a cui si aggiungono anche altre variabili, la famosa Germania che è il mito dell'Europa, che ovviamente cresce alla grande. Io già prima delle elezioni tedesche, quelle che hanno fatto andare su Alternative for Deutschland, quindi la destra estrema tedesca, avevo spiegato che la Germania è il malato d'Europa, perché al netto che ha meno debito di noi e ci vuole poco, la Germania in realtà ha un sistema di statistica, per farvi giusto un esempio, sull'occupazione che considera un lavoro standard, sia il lavoro quello che noi consideriamo a tempo pieno, e sia il lavoro inteso come lavoretto. Quindi in Germania c'è il fenomeno dei working poor, un sacco di gente che con 600 euro al mese tira a campare, e tira a campare molto male, viene anche un pochino sfruttata perché non è solo in Italia che le aziende ci campano con i lavoratori, e quindi abbiamo un sacco di poveri in Germania. Quindi per farvi capire che il mito della Germania, che la Germania sta benissimo, non è assolutamente reale. E questo è importante per due ragioni: per capire che la signora Merkel, che adesso sta facendo un poliziotto buono per farci avere tutti i soldini, in realtà la Germania è messa estremamente male. Ad agosto la banca tedesca, più o meno dovrebbe andare a tirar via le mani dagli investimenti, dal sostegno che darà la BCE. Ora, uno dei grandi che dà i soldi alla BCE è la banca tedesca. Se la banca tedesca tira fuori i soldi, la BCE può ancora continuare a comprare debito degli altri paesi, come dice Lagarde. Ma se tu, maggiore investitore, non ti metti i soldi, sarebbe da capire come li compra. Questa è anche la ragione per cui la Germania assolutamente sta cercando, da una parte, di fare sponda per portare a casa questo mega super pacchettone di aiuti a tutte le nazioni europee, compresa la Germania stessa, e dall'altra sta cercando di capire come andrà avanti. In Germania poi c'è lo scandalo Dieselgate, che non pensate, tira ancora tantissimo, la Germania campa di brutto di meccanica tedesca, che però, tra poco ci arriviamo, è piena di meccanica italiana, perché come meccanica credo che la Germania sia il primo partner di importazione di prodotti di meccanica italiana. Io abito in provincia di Como, Como, Varese, Lecco, la meccanica qua, insomma, ci si campa, anche perché a Como la seta è un po', ha avuto dei problemi seri. Dopodiché c'è anche il caso Brexit, che in questo momento se lo siamo dimenticati tutti, però la Brexit avrà un effetto comunque anche sull'Unione Europea. Per quanto noi italiani avremo poco a assorbire dalla Brexit, però anche in questo caso la Brexit è un altro problema. Poi c'è il problema greco che non si è mai spento, la Francia che sta avendo dei grossi movimenti elettorali, lo avete appena visto, quindi Macron non è così scontato che possa rivincere, e se andrà su
il fronte nazionale, Le Pen, avremo sicuramente una situazione non dissimile da quella che è stata con Salvini in passato. Io non discuto la questione politica, ma discuto la credine che il precedente governo ha sviluppato con l'Europa. Non è questione di essere europeisti, ma è una questione che se però tu insulti sempre un'alleanza di stati, poi non ti puoi aspettare i miracoli e l'affidabilità che dovrebbe essere necessaria in un momento come questo. E adesso arriviamo con gli ultimi 5 minuti, sì, giusto? Arriviamo all'Italia. Ora, che nei prossimi... Allora, da qui a ottobre, quello che io ho già scritto altre volte e continuerò a scrivere, è che da qui a ottobre le aziende hanno due scelte e conseguente anche ovviamente i dipendenti. O si preparano a quella che io chiamo l'October Surprise, cioè sostanzialmente la sorpresa d'ottobre. Ho mutuato il termine dalle elezioni americane in cui di solito poco prima dell'ultimo giorno di voto uno dei due presidenti, uno dei due candidati presidenti fa uno scherzo all'altro, gli tira fuori uno scandalo della Madonna, quello non fa in tempo a compensare e perde le elezioni. Ecco, a parte che avremo anche le elezioni americane, già questo non l'ho neanche voluto considerare perché è già tutta una cosa molto più complessa, però il tema è ottobre. Ottobre ci arriverà addosso una badilata di fango, per essere gentili. E io ho come la percezione, qui devo citare un film, quindi mi scuserete di essere un po' scurrile, il film si chiama La Grande Scommessa, non è il migliore a descrivere cosa è successo nel 2008, ma sicuramente il più godibile, che dice tutti vanno in giro come se fossero un cazzo di video di Enya. Ora, scusate la scurrilità, ma è una citazione d'autore, non è una parola mia. Il problema che cos'è? Il problema è che noi abbiamo una situazione in cui la maggior parte delle persone stanno forse cominciando adesso a capire che il peggio ancora deve venire. Molte persone dicono, ah beh sì, abbiamo passato 3 mesi in lockdown. Io dico sempre, quelli erano 3 mesi di vacanze pagate. Alcuni no, perché magari erano stati licenziati, ma quello era neanche l'antipasto. I prossimi tre mesi, avvantaggiandoci di una serie di regole, il governo che ci ha dato un po' di tasse che possiamo pagare più in là, il signor Gualtieri, il ministro che ha detto che non verrà licenziato nessuno fino a dicembre, e non ci vuole molto immaginare come si fanno a licenziare le persone evitando questo blocco Gualtieri. Adesso credo che ci siano persone molto più esperte di me che potranno spiegarlo eventualmente. Le aziende dovrebbero approfittare di questi 3 mesi per strutturare una strategia di sopravvivenza. Non sto dicendo che a settembre si ricomincerà a fare i soldi come prima, ma cercare di fare i conti della serva, cioè dire ok, fammi capire di tutta la mia filiera chi è sopravvissuto che mi dà la merce e magari cominciamo a diversificare le fonti, non avere solo la Cina. Mi costerà un po' di più, plausibile, anche se la Cina in questo momento farà dumping commerciale alla grande, a partire dall'acciaio in poi, ma cerchiamo di considerare anche delle fonti alternative, quindi idealmente un 30% quando fattibile, un 30% Cina, magari anche 40%, un 30% resto dell'Asia, che comunque produce, e un 30% near reshoring, quindi tutte le ex repubbliche sovietiche, ora parte dell'Unione Europea, che hanno dei costi di produzione e di manifattura relativamente bassa. Poi ovviamente se uno gestisce la prima linea di una casa di moda, ha anche senso fare in Italia, ma questo poi dipende di volta in volta da ogni azienda. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è utilizzare del personale interno all'azienda, se non c'è interno all'azienda esterno, che venga magari da altre realtà un po' più grandi, ma che abbia un approccio di visione. Adesso non devono essere dei visionari, ma intendo di visione nel senso che sappiano capire quali sono anche i macro scenari al di fuori dei 10 centimetri di margine di cui l'azienda, la PMI italiana, di solito ragiona, soprattutto la PMI di filiera. Quindi capire chi è sopravvissuto nella filiera di approvvigionamento, chi è sopravvissuto tra i clienti, se sia una PMI di filiera, diciamo, monomandataria, monoclienti, capire come il cliente sta messo adesso, perché ovviamente è da capire. Cercare di fare dei risparmi, sicuramente. Ora non vado a dire licenziate le persone perché è una cosa brutta e soprattutto, a mio avviso, non è ancora un momento in cui si può farlo anche dal punto di vista di pubbliche relazioni. E comunque, a mio avviso, ci sono ancora dei metodi per cercare di creare liquidità. Prima di tutto, come CPO, quindi come Chief Purchasing Officer, andare a capire in magazzino quanta roba mi serve veramente e quanta no. Se io prima della crisi avevo comprato 1 milione di valore di bulloni per fare i ventilatori, adesso faccio un esempio stupidissimo, e però dopo la crisi ne andrò a vendere forse 100.000, magari quei 900.000 euro di bulloni di valore, cerchiamo di capire se sbolognarli, ovviamente non al prezzo pieno, non facciamo fantascienza, ma se già riesco a sbolognarli alla metà a 300-400 mila euro, è 300-400 mila euro di tesoretto, di liquidità che ho in mano. Ovviamente questi sono dei calcoli buttati lì così, ma è giusto per dare un'idea.
L'altro aspetto è tutto quello che per esempio può essere la finanza agevolata, se possibile, legati per esempio ai fondi europei. Ora, storicamente noi italiani siamo delle pippe assurde a utilizzare i fondi europei, fondi regionali, fondi di Dio non so cosa. Ecco, anche in questo caso avere delle persone esperte su questo segmento possono tornare utili. Io penso solamente all'Horizon 2020, che adesso sta cambiando, non è che in Italia l'Horizon 2020 si è utilizzato più di tanto. Quindi questi sono gli aspetti. Dopodiché, se, questo è un ultimo problema, poi chiudo, se l'azienda, la PMI, non ha una persona così competente per fare questa cosa, a mio avviso dovrebbe valutare di prendere una persona temporanea, cioè prendo un, facciamo un esempio, ma non voglio fare uno spot, se io sono un'azienda che fa tubi cromati per trasportare il petrolio e mi serve un buyer che capisca bene dove l'andazzo per trovare un prezzo migliore o per sbolognare quelli che ho lì in magazzino che non posso farci niente, magari è appena uscito un buyer da Eni perché si è rotto le scatole di lavorare nella grande azienda, ma nulla contro Eni, non mi fraintendete, quel buyer lì lo posso anche prendere io. Se non posso prenderlo a 500.000 euro che costava in Eni perché non c'ho mica 500.000 euro, magari vedo di prenderlo con un tempo frazionale, cioè lo tengo solo per una volta alla settimana, tale per cui questo invece di costarmi 500 mi costerà, non so, il 10%, 50.000, ecco. Questa è una soluzione che vedo. Poi c'è Pietrini, quindi la parte del fractional è più esperto lui di me, però avendo anch'io scritto di fractional nel tempo, la managerialità frazionale potrebbe essere una soluzione per, da una parte, contenere i costi, ma dall'altra creare liquidità per le PMI. E adesso mi stoppo. Grazie. Allora, sono sì, c'ho il microfono collegato, sì, perfetto. Grazie Enrico Vega, perché è proprio questo volo a cielo, diciamo, sono andato un po' di fretta, scusate, però era così che riuscivo a coprire un po' tutto. No, però insomma mi sembra che è un bello spot sul macro, su quello che poi dobbiamo da questo momento un po' andare ad analizzare sul micro. Volevo fare solo cogliere due spunti dei tanti che si potrebbero approfondire da questa serie di suggestioni, no? Che ha messo sul piatto virtuale Enrico Verga. La Cina dimostra, cioè c'è stato un grande dibattito internazionale in questi mesi, molto meno in Italia, dimostra i vantaggi di un sistema non democratico, purtroppo bisogna dire, cioè nella gestione di una crisi dissimulata, occultata e gestita con una tempistica per la quale si è trasferita completamente, il costo della crisi è stato completamente trasferito fuori dai confini, no? Non a caso adesso la ripartenza della Cina è cominciata nel periodo di grandissima crisi di trasferimento del virus altrove, e quando la crisi, il lockdown si è abbattuto sul resto del mondo, la Cina era già pronta ai nastri per ripartire e per determinare un'alterazione internazionale dei mercati e del principio competitivo. Adesso ovviamente il dibattito, per fortuna, il dibattito internazionale non si è spinto a dire che le democrazie sono modelli da superare, però insomma bisogna tenere presente che il mondo è fatto a più velocità, sono scenari diversi, difficilmente comunicanti, ma molte volte anche se sono stati messi in rete da una globalizzazione troppo veloce. E tra gli spunti che ha lanciato Enrico Verga c'è anche quello di ripensare la dislocazione, la terzializzazione verso l'Oriente, verso sistemi e regimi che si sono, anche da un punto di vista della comunicazione scientifica internazionale, si sono in questa frangente dimostrati probabilmente non integrati né facilmente integrabili con il resto del mondo. C'è, se posso aggiungere, ma giusto un secondo, c'è un tema, tu parli di regimi, che è un termine corretto fino a un certo punto, ma non voglio contestarti. C'è un libro che io mi permetto di suggerire, adesso poi scriverò il link sulla chat così chiunque può andare a leggere, che in inglese si chiama Democracy Incorporated, in italiano credo che sia Democrazia S.P.A., dove un pensatore, purtroppo morto da poco, Vulin, parlava di totalitarismo invertito, un termine che può ovviamente assomigliare al concetto di regime, ma quando parlava di totalitarismo invertito, la nazione a cui faceva riferimento era l'America, perché spiegava che le grandi corporation in America ormai governano. È un libro che vi suggerisco di leggere, ma ovviamente non ha un'attinenza alla crisi, ma ha un'attinenza a capire il fatto che i tre imperi, come li chiamo io, i tre grandi fratelli, Russia, Cina e America, sono in realtà tutti allo stesso livello, con la grande differenza che è la percezione
che cambia. Al di fuori di quello è assolutamente lo stesso livello, sono percezioni diverse di una stessa tipologia. Sono tre esseri umani, ma uno è di pelle gialla, quindi è cinese, uno è di gialla, adesso per modo di dire, uno è di pelle nera, quindi africano, uno è di pelle bianca, quindi caucasico, ma sono Sono tre umani uguali. d'accordo quasi su tutta la linea. La vera differenza, secondo me, che è il vero vantaggio competitivo che ha la Cina, e ovviamente usando un linguaggio paradossale, il vero vantaggio competitivo è il controllo militare, che è, diciamo così, totalitario, che ha sull'informazione e su tutti i gangli della pubblica amministrazione. Ma non è questo il tema della giornata. Assolutamente, Credo che in assolutamente, ti giuro America che sono sarebbe d'accordo. stato molto difficile per varie corporation tenere occultati gli effetti della pandemia, come ha fatto il regime cinese, insomma, il regime, chiamiamolo come vogliamo. Adesso Se però. poi in un secondo ritorno vogliamo parlare di Black Lives Matter, ti accenno una cosa che è molto Perfetto. spassosa. Comunque, Però non adesso fermiamo andiamo qua, avanti col non fermiamo dibattito, qua. che sarebbe molto interessante, ma oggi dobbiamo parlare di altro. Abbiamo introdotto anche il Fractional Manager, di cui Andrea Pietrini è un esperto fondatore di U Group e di UCFO, scusate. Vicepresidente della Confassociazione. Allora, Fractional Manager, adesso ci spostiamo da uno scenario macro a uno scenario micro. Come riorganizzare l'impresa alla ripresa dell'autunno e come muoversi in uno scenario di risorse che saranno gioco forze inevitabilmente molto più scarse di prima per la quasi totalità delle piccole e medie imprese. Andrea Pietrini. Piacere a tutti, grazie Alessandro, un saluto agli amici e ringrazio anche Enrico per avermi in qualche modo introdotto, quindi cercherò di essere succinto, visto che un po' di tempo l'ho preso Enrico. Allora, tu hai detto una cosa molto interessante all'inizio, Alessandro, cioè il fatto che si potesse pensare che questa crisi avrebbe portato una decrescita, diciamo, sulle tematiche della consulenza e cose di questo genere. Quello che invece io sto assistendo e che stiamo assistendo come Your Group, che è appunto la società che ha introdotto in Italia questo concetto di fractional executive o di fractional management, a seconda di come lo vogliamo declinare, è che invece in questo momento le aziende, proprio perché sono molto spaventate, naturalmente, cercano in qualche modo degli appigli per andare a cercare competenze che in azienda non hanno. Dobbiamo pensare che la nostra piccola e media azienda è tendenzialmente un'azienda familiare dove l'imprenditore è nato in azienda. Ha portato spesso familiari in posizioni apicali, semplicemente perché, come dico sempre io, la fiducia prevale sulla competenza e a volte può essere anche una cosa buona. In scenari, diciamo, classici può non essere un problema. In scenari di continuità, avere persone di cui ti fidi è sicuramente una buona cosa. In questo momento. E peraltro, proprio in un articolo citato tempo fa, scritto tempo fa da Enrico. Abbiamo parlato del tema del VUCA, no? Si utilizza questo acronimo per definire, per descrivere, diciamo, nel linguaggio militare degli scenari incerti, volatili e cose di questo genere, no? Che peraltro stiamo sperimentando molto bene in questo momento Covid, no? Sicuramente una situazione del genere non era assolutamente prevista e alcune aziende, direi molte, quasi tutte, si sono trovate impreparate. Ecco, in questo momento quindi la piccola media azienda, che peraltro, dico sempre, cerca le soluzioni, spesso un po' in ritardo, no? Dico sempre, la piccola media azienda a volte chiude la stalla quando i buoi sono scappati, no? In questo caso, ahimè, i buoi sono scappati, non è colpa, forse non era nemmeno così prevedibile questo scenario, anzi, non lo era sicuramente. Però è chiaro che a questo punto la piccola e media azienda, il piccolo imprenditore si guarda intorno, vede nella famiglia, probabilmente questo tipo di competenze non ci sono, e allora a questo punto le deve andare a cercare all'esterno. Il modello di fractional executive, appunto, è un modello piuttosto semplice, voglio dire, appunto, professionisti con esperienza importante, diciamo, anche in grandi multinazionali. Poi ho visto un commento, diciamo, nelle note, e sono d'accordo, spesso. E anche nel modello di Your Group cerchiamo di coinvolgere professionisti o manager che hanno avuto esperienze in grandi aziende, però che hanno avuto anche esperienza nella piccola e media azienda contemporaneamente nel percorso curriculare, proprio perché confrontarsi con il medio imprenditore italiano è abbastanza complesso. Quindi ci sono anche dei meccanismi che probabilmente funzionano bene nelle grandi aziende, però bisogna integrarli anche con i meccanismi relazionali di confrontarsi con imprese dove c'è l'imprenditore, la famiglia. Noi abbiamo clienti dove
dove c'è l'imprenditore e 7, 8, 10, 10 familiari, no? È complesso perché poi ci sono anche delle, diciamo, delle regole organizzative implicite, no? In questo senso, che magari non sono esplicitate, no? E quindi magari persone che in azienda non hanno ruolo, che però evidentemente spesso sono più influenti dello stesso amministratore delegato. Mi è capitato in un'azienda in cui c'era l'amministratore delegato che sembrava essere quello che comandava, poi si scoprì che poi il principale azionista indirettamente era la moglie, quindi insomma alla fine quello che diceva tutto era la moglie, che aveva un piccolo ruolo in azienda, ma di fatto. E quindi queste sono diciamo situazioni abbastanza normali in questo tipo di aziende. Quindi, situazione complessa, l'imprenditore si guarda un po' intorno e capisce che probabilmente ha bisogno di competenze. Allora, io vorrei portare un po', diciamo, anche l'esperienza di CFO. Naturalmente Your Group nasce appunto, come è stato detto, come Your CFO, quindi come un'organizzazione che prevalentemente nasceva come supporto nell'area della finanza operativa. È un'organizzazione, Your CFO nasce proprio come conseguenza di una prima crisi che è spesso citata, che è quella di Lehman Brothers. Prima di quella crisi il ruolo del CFO non era così visibile in azienda, paradossalmente, no? C'era anche lo stesso termine CFO non era così diffuso, c'era il direttore amministrativo, c'era il capo contabile, eccetera, eccetera. Dopo quella crisi, naturalmente, lo scenario è molto cambiato. Ma perché? Perché l'Italia è un'organizzazione, le aziende italiane sono bancocentriche. Voglio dire, il principale azionista di tutte le aziende italiane, contrariamente al resto del mondo, voglio dire, sono le banche. E quindi ragionevolmente la crisi di Lehman Brothers, che è stata una crisi finanziaria e poi una crisi bancaria, di fatto ha cambiato completamente il rapporto tra l'imprenditore e la banca, e anche il linguaggio naturale. Pronto? Sì, adesso è tornato l'audio, era sparito per una decina di secondi. Ah, ok, no, ho visto infatti che sia, non so perché si era. Mi stavo dicendo che la crisi di Lehman Brothers in qualche modo ha cambiato il rapporto banca-impresa, naturalmente. Le banche peraltro hanno avviato un processo di riorganizzazione piuttosto complesso. Le stesse banche, voglio dire, hanno avuto problemi, il modello è cambiato anche perché effettivamente si rendeva necessario, altrimenti tutti questi non performing loans, come li chiamano, non ci sarebbero stati. Però un tempo c'era il direttore di banca che sapeva tutto, diciamo, dell'imprenditore, dell'impresa, di che cosa faceva. A un certo punto è arrivato il gestore e via via decisioni aziendali prese non più sul rapporto personale, che aveva naturalmente in alcuni casi, diciamo, poteva creare dei problemi, e infatti i problemi ci sono stati, ma dall'altra potevi giudicare l'azienda in maniera a volte anche più rotonda. Io ricordo un amministratore delegato di una società di cui facevo CFO che diceva: all'inizio il direttore della banca sapeva tutto di quello che facevo, mi diceva: lei è andata in vacanza di qua, ha fatto... E questo naturalmente era un modo anche per dare fiducia all'azienda. Questo è cambiato completamente e gli imprenditori si sono trovati improvvisamente a non riuscire più a dialogare con la banca, e di lì naturalmente la necessità di un intermediario anche culturale tra questo mondo e l'azienda, che era CFO. E in questo senso naturalmente le cose sono evolute, di lì è nata Your CFO, e con tutto quello che è successo successivamente diventare Your Group. Quindi in questo senso voglio riprendere un po' quello che diceva Enrico, e cioè il mio consiglio è: la finanza in questo momento è molto importante, la managerialità è molto importante. Io dico sempre due cose: innanzitutto la finanza ti serve a comprare del tempo, vuol dire la finanza non è mai, diciamo, la malattia, voglio dire, è sempre un sintomo. Quindi quello che io suggerisco di fare appunto adesso è di mettere in sicurezza e di comprare più tempo possibile proprio con strumenti finanziari, e quindi ragionevolmente andando, se società hanno già un credito, che vadano a utilizzarlo prima che questo venga meno. Naturalmente ci sono tantissimi strumenti di finanza alternativa che a volte guardano più le prospettive piuttosto che il passato, parlo del fintech, eccetera, eccetera. C'è un grandissimo tema di pianificazione finanziaria, voglio dire, in Italia io dico sempre: pianificazione finanziaria, questa sconosciuta,
Cioè, naturalmente, voglio dire, invece adesso è il momento in cui gli imprenditori devono in qualche modo mettersi al tavolino e cercare di pianificare il futuro, proprio perché diventa incerto. A questo punto servono analisi di scenario, naturalmente, no? Se il fatturato scende del 40%, scende del 30%, del 20%, eccetera, eccetera. Naturalmente, per fare cose di questo genere non è ci vogliono anche delle competenze specifiche. Qui, naturalmente, quello che si diceva prima, no? Introdurre managerialità, non dico sempre frazionare, in alcuni casi si può benissimo prendere un manager, assumerlo, eccetera, eccetera. Dico sempre che un modello come il nostro è un po' più adatto, naturalmente, per aziende di dimensioni un po' più piccole, perché se tu vuoi competenze rotonde, esperte, che hanno avuto esperienze in grandi aziende, in mercati internazionali, eccetera, eccetera, difficilmente appunto lo puoi prendere a tempo pieno. Ma a volte posso dire non è nemmeno necessario, perché su aziende che magari dimensioni un po' più piccole, ragionevolmente io stesso, vuol dire, suggerirei di prendere una persona magari in questa modalità, che adesso è diventata anche piuttosto nota, naturalmente, e Enrico ne ha parlato, tra gli altri, naturalmente ne ha parlato spesso. Diciamo, secondo me, in questo momento, e l'altra cosa che voglio dire, che ripeto spesso in queste occasioni, no, che non esiste la finanza per la crisi. Adesso tutti dicono, ma perché dobbiamo... Parliamo un po' di finanza per la crisi. Non esiste la finanza per la crisi. Io dico sempre, esistono buone pratiche finanziarie che in contesti di crisi ti fanno sopravvivere e in contesti normali ti fanno prosperare. Quindi ragionevolmente può essere questa un'ottima occasione, diciamo, per le aziende per rifasarsi e naturalmente proporre diciamo un nuovo modello, un modello anche dal punto di vista della gestione finanziaria. Naturalmente, una volta che qualcuno ha comprato del tempo, che cosa ci deve fare con questo tempo, no? Ci deve naturalmente cambiare il modello di business, spesso, nel senso che ci sono aziende di tanti tipi, no? Voglio dire, in questo, la crisi ha impattato in maniera diversa nelle varie aziende che abbiamo incontrato. Alcune addirittura sono andate meglio. Noi abbiamo ad esempio un cliente che fa progetti per 5G, adesso tutti devono andare digitali, ma pensa che le stesse aziende digitali, cioè, quindi hanno avuto un'impennata, no? Pensiamo all'e-commerce, eccetera, eccetera. Altre che non sono state toccate, naturalmente. Alcune che sono state toccate ragionevolmente, ma che si riprenderanno, perché probabilmente, vuol dire, ci sono scenari per i quali, quando si tornerà alla normalità, vuol dire, si tornerà, naturalmente, è semplicemente una questione di aspettare. Ci sono delle società, invece, che in questa situazione probabilmente c'è stata una completa distruzione del mercato per un periodo così lungo che probabilmente le aziende non riusciranno a sopravvivere, anche se naturalmente il finance potesse comprare tutto il tempo possibile, naturalmente. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che in questo scenario le aziende devono, soprattutto queste due ultime categorie, devono completamente ripensare al loro modello di business, o comunque devono introdurre dei cambiamenti al modello di business per essere allineati con lo scenario nuovo che ci aspetta, naturalmente. E questo non è semplice, anche questo naturalmente richiede di inserire delle professionalità diverse, perché se tu devi fare qualcosa di diverso non puoi farlo allo stesso modo che lo facevi prima, no? E quindi ci vogliono persone competenti che ti dicano, guarda, magari anche portando practice di altri settori. Io sono anche dell'idea, diciamo, che portare practice, competenze maturate in settori diversi, no? Rispetto, perché spesso chi cerca un manager dice, no, lo vorrei che venga dal settore. Dico, può avere la sua specificità, ma è anche vero che io, ad esempio, ho un collega molto bravo che veniva dall'IT, è stato preso, diciamo, come CEO di un'azienda che faceva mobili in stile. Naturalmente, inizialmente erano tutti un po' perplessi, in verità ha portato all'interno di quel contesto, che era un contesto molto tradizionale, invece la velocità e l'innovazione di un manager che veniva dall'IT. È stato un grandissimo successo, tant'è che poi la società, come volevano i proprietari, è stata acquisita da un grande gruppo, perché questo era un po' l'obiettivo, no? Quindi bisogna anche cercare di ripensare proprio cioè, come dico sempre, non dobbiamo far sì che questa crisi vada sprecata, no? Non è una mia affermazione. La crisi non deve essere mai sprecata, perché dalle crisi, da una parte, si fa un po' di pulizia, naturalmente, che non guasta mai, e per quello che io sono dell'idea che
se si deve licenziare, ahimè, si deve licenziare, ma semplicemente perché, come dico sempre, ma anche in tempi non sospetti, è meglio tagliare un braccio che far perire tutto il corpo, naturalmente, e certe situazioni magari possono essere superate. Sicuramente, e concludo, le aziende che si muoveranno prima delle altre potrebbero addirittura guadagnare un vantaggio competitivo, per cui magari delle società che erano nella coda, diciamo, del loro settore potrebbero velocemente balzare in testa semplicemente perché hanno prima di altri cambiato il modello di business, coinvolto, diciamo, competenze di qualità. Detto questo, ripasso la parola. Grazie Andrea. Anche qui ci sarebbero molti spunti da coltivare, da trasformare in dibattito, ma non possiamo farlo, però mi limito ad accoglierne uno prima di chiamare il prossimo relatore. Come tutte le crisi, questo è un acceleratore di impresa, diciamo, perché costringe a cambiare passo, velocità. Io ho usato l'espressione uscire dalla comfort zone, che vuol dire semplicemente uscire dalla ripetitività di comportamenti, di criteri di amministrazione, di criteri di ricerca, di selezione del personale. Vuol dire, la crisi è il gioco forza, è un acceleratore, perché ti costringe a cambiare completamente i parametri, molte volte anche la strada, l'autostrada magari diventa un sentiero accidentato, quindi devi cambiare tutto, devi cambiare il veicolo, molte volte gli strumenti per affrontarlo. E secondo me, gettate queste basi, sono molto opportune per lanciare il prossimo intervento di Andrea Caffà, che è presidente di Fonar come CIFE Italia, perché ci stiamo spostando sul tema della formazione continua, soprattutto nelle piccole e medie imprese, cose di cui Andrea Pietrini ci ha parlato fino a questo momento. Ora lo affrontiamo anche da un punto di vista diverso, complementare, integrato, perché Fonar come anche fondo interprofessionale paritetico, che in momenti in cui è necessario comprare tempo, ma anche forse comprare nuove prospettive, è necessario avere anche quella che poco fa è stata definita finanza alternativa, no? Andrea Caffà. Sì, grazie. Tanto un saluto alle amiche e alle amiche che ci stanno seguendo da casa. Un ringraziamento a Carlo Verdone per l'invito a questo evento di oggi. Un ringraziamento anche a tutti gli amici di Sinet, in maniera particolare Sauro, Gianni, che in questi anni hanno fatto tanto per promuovere il valore della formazione continua presso le imprese, e tanto hanno fatto in termini di risposte in azioni formative presso le imprese. Oggi parliamo di un tema abbastanza importante, riguarda le strategie e le opportunità per il rilancio delle nostre piccole e medie imprese, quindi io vorrei articolare questo mio intervento in tre momenti diversi. Il primo, un po' lo scenario di riferimento, che in parte è stato accennato, quindi farò ulteriori accenni. Qual è la strada da intraprendere, quindi chi deve fare che cosa, e poi rispetto a questo cambiamento, quindi nuovi modelli organizzativi aziendali e ruolo della formazione continua. Per quanto riguarda il primo punto, era già a gennaio in atto un cambiamento geopolitico, geoeconomico, che vedeva due superpotenze agli antipodi, gli Stati Uniti da una parte e la Cina dall'altra. Ricorderete tutti che già era iniziata la guerra dei dazi e già tante difficoltà stavano iniziando ad emergere per le imprese anche del nostro paese. Con l'arrivo della crisi pandemica, sicuramente non solo la crisi tra queste due superpotenze un po' si è accentuata, ma sono cambiate radicalmente le relazioni tra tutti gli stati. E più questa crisi continuerà, più le relazioni si modificheranno. Il futuro dipende molto da come queste superpotenze avranno la capacità di trovare un equilibrio nel modo in cui anche la ricchezza verrà redistribuita. Giusto per fare un esempio, oggi noi abbiamo delle economie di paesi importanti, per esempio, che vivono sulla vendita dell'oro nero. C'è stato durante la crisi pandemica il crollo del prezzo del petrolio, e praticamente ci sono paesi importanti come la Russia, Nigeria,
Venezuela, Iran, che rischiano di diventare, come dire, insolventi perché non hanno più le entrate di un tempo. Quindi questo per dire come arrivano determinate come dire, situazioni che ti devono portare subito a ripensare come gestire il futuro. E un'altra variabile, per esempio, importante, immaginiamo il distanziamento sociale, quello che ha generato un collasso economico e sociale a livello mondiale. E così quindi possiamo aggiungere altri. Quindi serve un cambio di marcia che ci porti diciamo, verso un nuovo modello di sviluppo e ci dia anche una capacità di visione, una capacità di andare a risolvere velocemente i problemi che i continui mutamenti ci pongono. Quindi quale strada da intraprendere? Sicuramente dobbiamo andare verso quelli che sono gli obiettivi tracciati da Agenda 2030, quindi andare verso la strada che ha come colori di fondo il blu elettrico, che è il digitale, ed il verde, che è il green, quindi la sostenibilità ambientale. E dobbiamo andare verso la strada di cui si sta parlando tanto in questi giorni, una strada che va verso un nuovo modello di sviluppo economico e sociale, che è il digital green economy. Quindi andare verso la decarbonizzazione e soprattutto un modello che incentivi il finanziamento di progettualità ecosostenibili. I consumatori del futuro saranno molto più attenti di prima, grazie ai mezzi di comunicazione, e privilegeranno più che altro tutte quelle che sono le imprese che hanno un grande senso di responsabilità, che hanno un grande senso etico, e imprese che svolgano una funzione socialmente rilevante e che sia questa funzione primaria rispetto all'obiettivo di andare a distribuire gli utili agli azionisti. Questo tema è un tema molto sentito anche nel mondo della finanza. C'è stato il CEO del primo fondo di investimento a livello mondiale, BlackRock. Il CEO è Larry Fink, che praticamente ha avviato una nuova campagna dove sta assicurando che in futuro i soldi degli azionisti, i soldi dei risparmiatori del fondo, serviranno più che altro a finanziare e premiare tutti i progetti di quelle imprese che avranno alla base uno sviluppo ecosostenibile. Quindi, come ha dichiarato il Wall Street Journal, siamo di fronte veramente ad una svolta etica del capitalismo. Ed è anche in questa direzione che va il manifesto di Assisi, no? Che punta verso un'economia sostenibile ed insiste sul fatto che sì, l'emergenza climatica non è soltanto un'emergenza da affrontare con coraggio, ma è anche una straordinaria opportunità per costruire un'economia più forte, perché è a misura d'uomo. In questo scenario, insomma, che ho descritto, le PMI credo che debbano investire tanto in questo senso, e in questo investimento deve essere stimolato e incentivato dallo Stato. In buona sostanza serve una grande alleanza, una sana alleanza tra governo, quindi soggetto pubblico, e imprenditori, quindi soggetto privato. È di queste ultime ore un primo grande provvedimento importante, che è quello decreto di semplificazione. Già circola la prima bozza e possiamo apprendere che ci sono significativi cambiamenti nell'ambito della semplificazione degli appalti. L'identità digitale, e quindi i rapporti nuovi che il cittadino avrà con le imprese, professionisti avranno con la pubblica amministrazione, e si parla anche degli incentivi di semplificazione per gli investimenti ecosostenibili. Altro grande lavoro che dovranno fare Stato e privati è cercare di portare le nuove tecnologie nel settore dei trasporti, quindi portare le nuove tecnologie su
strade, autostrade, porti, aeroporti. Questo darebbe un grande vantaggio competitivo al nostro paese. Sicuramente investire tantissimo nella sanità. La sanità deve rappresentare un grande momento di investimento sia nel settore pubblico che nel settore privato. E investire molto nella fibra ottica per andare a definire quelli che sono tutti i progetti iniziati nell'ambito delle smart city, ma puntare anche al ripopolamento dei borghi che oggi sono molto ricercati dopo l'imposizione del distanziamento sociale. Sicuramente si dovrà puntare molto anche verso l'e-commerce in maniera trasversale e che già ha avuto una grande crescita in questi mesi della pandemia, grandi investimenti nell'istruzione e nella ricerca, ma soprattutto nel dialogo tra mondo della scuola, mondo dell'università, della ricerca e mondo delle imprese per andare verso un open innovation, per far sì che l'azienda diventa sempre più competitiva grazie ai risultati della ricerca e dell'università. E poi ecco, è urgente puntare anche sul reshoring per portare in Italia quei pezzi di aziende italiane che negli ultimi 20 anni hanno delocalizzato e quindi riportare in Italia anche le intelligenze che sono andate via per cercare un lavoro fuori dal nostro paese. Quindi, come vedete, grandi cambiamenti epocali, e quindi si parla anche di nuovi modelli organizzativi e nuovi modelli aziendali. E stiamo andando verso un nuovo modello che è rappresentato dalla Digital Green Economy, e serve creare un sistema immunitario forte che non solo sia biologico, ma che attraverso la formazione sia anche un cambiamento di ognuno di noi culturale e relazionale. La vera rivoluzione di questa epoca è quella dei dati. Il dato può essere veramente stravolgente. Chi oggi in un mercato ha capacità di lettura del dato sicuramente sa cosa vuole il cliente, sa quando il cliente si stanca di un prodotto, sa quali sono le nuove esigenze del cliente e sa come si muovono i mercati, ma soprattutto dove sono i mercati più interessanti. Quindi abbiamo bisogno di competenze nuove, abbiamo bisogno di imprese che sappiano leggere il futuro, perché solo avendo una buona capacità di lettura tu hai una capacità di visione, quindi sai come affrontare in prospettiva la strada da percorrere. Molte aziende, dicevo, stanno andando verso nuovi modelli organizzativi, verso modelli aziendali olocratici, dove la responsabilità è più diffusa e dove quindi si possono prendere decisioni un po' più velocemente. E in tutto questo contesto, quindi, di grandi cambiamenti economici, sociali e quindi grandi anche cambiamenti aziendali, la formazione ha un ruolo centrale. Non deve essere percepita come un costo, bensì come un investimento. E, dicevo, a fronte di tutti questi cambiamenti, devono cambiare anche le relazioni industriali. E su questo mi soffermo un attimino, perché voglio evidenziare il lavoro iniziato già da diversi anni dalla nostra associazione datoriale CIFA e il sindacato Combusal per cercare di modernizzare le relazioni industriali nel nostro paese. A ottobre dell'anno scorso abbiamo sottoscritto un accordo interconfederale che punta a cambiare le logiche e la cultura di imprese. Un accordo interconfederale che va verso quello che è stato sempre lo storico conflitto tra datore di lavoro e lavoratore. Il nostro accordo interconfederale vede all'interno delle aziende un datore di lavoro e un lavoratore che dialogano, un datore di lavoro che dia più spazio al lavoratore, che faccia partecipare di più il lavoratore anche nelle scelte aziendali, un datore di lavoro che condivide i progetti con i propri dipendenti.
E quindi ecco, un accordo interconfederale che punta ad affermare all'interno dell'azienda una contrattazione aziendale di qualità, che è proprio quello di cui sto parlando. E nell'ambito di un contratto che, per ripartire, aziende e datori di lavoro si dovranno sedere, no? Per, alla luce di tutti questi grandi cambiamenti, dover riorganizzare la propria attività, rivedere i prodotti se hanno ancora una validità, se devono migliorare i prodotti, e quindi devono programmare e devono progettare. Quindi un contratto aziendale che diventa un grande documento programmatico tra datore di lavoro e lavoratore. Un documento programmatico, quindi contratto aziendale di qualità, che valorizza molto la formazione. Perché? Perché se il lavoratore non cresce, non riesce, come dire, a sapere cosa c'è di nuovo, quindi deve acquisire nuove competenze, competenze digitali, ma anche molte competenze trasversali. Nei piccoli gruppi ci vuole grande decisione da parte delle persone. Oggi ai dipendenti vengono chieste tutte quelle che un tempo erano definite le competenze imprenditoriali, quindi che appartenevano più al datore di lavoro. Quindi come cercare di risolvere un problema, come si gestisce un piccolo gruppo, quindi tutte competenze relazionali, competenze trasversali che sono sempre più richieste. Quindi puntare molto nell'ambito di questo documento programmatico a valorizzare i dipendenti affinché acquisiscano competenze trasversali e digitali, e qui poi infine il welfare. Perché? Perché l'azienda deve interessarsi dei lavoratori, e l'azienda, siccome i dipendenti hanno preso un impegno che è quello di raggiungere gli obiettivi aziendali, deve creare le condizioni affinché i lavoratori possano conciliare meglio l'attività professionale con l'attività personale. Tutto questo significa nuova cultura di impresa, tutto questo significa andare a rivedere la relazione tra datore di lavoro e lavoratore con un moderno e adeguato ai tempi sistema di relazioni industriali. Questi sono i nostri contratti collettivi, cui stiamo, dicevo, lavorando da tempo. Abbiamo di fronte tante sfide, ma credo anche tante opportunità per creare un nuovo paradigma di sviluppo del nostro paese, un paese che sia più europeo, più sostenibile, più tecnologico, più meritocratico e anche più attento al sociale e meno burocratico. Siamo nel paese di Leonardo da Vinci, dove non sono mai mancate la grinta, la creatività e le idee. Se è vero, come si diceva prima, che da ogni crisi c'è una grande rinascita, credo che l'Italia abbia buone opportunità. Serve che si superi la paura che il cambiamento suscita. Serve puntare molto sui giovani, sulla loro crescita e la loro formazione. Serve puntare molto nel dialogo tra giovani e adulti, affinché insieme possano affrontare le sfide che il futuro ci pone e portare il nostro paese verso un nuovo modello economico e sociale che sia più sostenibile. Io vi ringrazio per l'attenzione e sono a disposizione per eventuali domande. Grazie. Grazie Andrea Caffà. Anche il suo intervento l'abbiamo sentito, è stato veramente ricco di molti spunti, potremmo coltivarli ad uno andare avanti l'intero pomeriggio, però ne ho colto uno che mi sembra particolarmente significativo, per me almeno come ascoltatore, è quando ha fatto riferimento alle gravi criticità che stanno emergendo, che la crisi ha semplicemente posto in una situazione che tale per cui non possono essere più visti. Il problema infrastrutture di questo paese, che stava già miseramente crollando, purtroppo non metaforicamente, ormai da anni. Bene, ora ci accorgiamo che abbiamo un grosso problema di infrastrutture, abbiamo un problema di sanità, abbiamo un problema di sanità diffusa, no? per una serie di scelte che sono state fatte. Abbiamo un problema digitale, perché improvvisamente ci veniamo proiettati in una dimensione diversa anche nel modo di comunicare, di fare azienda, di fare affari, e scopriamo che in Italia c'è un digital divide che negli anni, se ne è parlato anche troppo, forse troppo poco, ma non era stato risolto. Quindi una grossa crisi che sia anche a livello macro, solo per tenerci in questo
ambito, in questa brevissima riflessione, scatena una serie di criticità che non si sono volute vedere per tanto tempo e che oggi non possono più essere procrastinate, devono essere affrontate. Il processo di trasformazione che deve riguardare, lo abbiamo sentito, il tema della mattinata, deve riguardare anche le aziende, anche le PMI dal loro interno, un processo di riorganizzazione, un processo di ricerca anche di risorse. Allora, questo è il momento per introdurre Enzo Altobelli, CEO e fondatore di Profima. Parliamo di finanza agevolata per la PMI e parliamo anche di quali sono questi strumenti di finanza agevolata, altro tema sempre carsico di cui negli ultimi anni se ne è parlato poco sul Sole 24 Ore, più che altrove, e adesso diventa, però, di fronte alla crisi pandemica, diventa un tema strategico per la stessa sopravvivenza delle imprese. Enzo Altobelli. Sì, grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito all'amico Carlo Verdone. Ho sentito degli interventi veramente di spessore che hanno dato un quadro di quello che sta accadendo. La finanza agevolata è un elemento importante in questo momento, se viene usata come leva o come incentivo per uscire e per andare nei mercati e nel nuovo mondo che il presidente Cafà ha anche indicato con lo slogan Digital Green Economy, e che è l'elemento fondante su cui si sta basando tutta la programmazione 21-27 che è di prossima uscita. Questa mattina il Sole 24 Ore porta un bell'articolo a firma di Carmine Fotina, dove si evidenzia che nel mondo dell'innovazione, del green e del digital ci sono già disponibili, con dei decreti appena firmati, alcuni già usciti, altri in essere, per 620 milioni di euro su cui l'azienda possono far beneficiare per poter uscire da questa stagnazione in cui stanno vivendo. Ovviamente incentivi che incentivano, come dice la parola stessa, ad andare verso quale mondo? Verso il mondo dell'innovazione, e quindi uscire dal modo di operare che normalmente si ha, ma cercare di fare un passo avanti nel mondo della ricerca e lo sviluppo, cercare di trovare nuove soluzioni, nuovi metodi per poter avere opportunità sui mercati, e con una produzione che guarda più al green, basandosi molto sull'economia circolare. Questa è un po' la logica su cui ci dobbiamo muovere, su cui gli incentivi statali, partendo da quelli comunitari, passando a quelli diretti di natura statale, vanno come indirizzo. Non siamo bravi nell'ottenere questi contributi, è vero in parte sì e no, perché l'elemento chiave che contraddistingue questo tipo di dato, quando diciamo che non siamo molto bravi, dipende da due fattori chiave. Uno, proprio dalla visione e dallo sviluppo che vogliono avere le aziende, che spesso non è conforme a quello che l'Europa, con i suoi programmi comunitari, quindi da dove basano poi i contributi, vuole portare i mercati della PMI, rispetto quindi invece alla realtà che le PMI stanno vivendo. Quindi c'è bisogno di un passo culturale e di visione di sviluppo che le aziende devono avere su quel tipo di opportunità. E l'altro elemento è un elemento anche che riguarda la pubblica amministrazione, perché c'è una lentezza nel rispondere alle esigenze che le imprese hanno, e c'è una lentezza nel rispondere sia nelle pubblicazioni ma soprattutto nelle graduatorie a questi bandi. Quindi le aziende spesso rimangono appese con progetti che possono avere una visione di innovazione all'istante, ma che nel loro sviluppo del tempo, nel loro cronoprogramma del tempo, se si è un ritardo nell'approvazione di questi progetti, possono essere già degenerativi e possono avere già una perdita di innovazione nei confronti anche dei nostri competitor a livello globale. Come si può utilizzare la finanza agevolata? La finanza agevolata può essere un elemento importante per la crescita e per lo sviluppo, dicevo, ma se questa è affinata all'interno di un piano di sviluppo aziendale, un rilancio, in questo momento direi un piano anche per resistere, per poi passare a un piano di rilancio che le aziende devono avere. Quindi bisogna un po' rimodulare le visioni e le strategie di impresa che avevamo messo in essere e che avevamo come piano di sviluppo, adeguarle alla nuova realtà, guardando, ripeto, dove sta andando e dove andranno i fondi, e cercare di uniformare con un piano almeno triennale i piani di sviluppo rispetto all'innovazione, rispetto alle opportunità che la finanza agevolata può portare. La chiave e il focus su cui bisogna muoversi, ripeto, è quello della programmazione 21-27,
e cercando anche di fare un passo più avanti nell'andare anche a tagliare direttamente in Europa questi fondi, avendo noi una percentuale abbastanza bassa di ottenimento di contribuzione diretta, ma in relazione non tanto alla incapacità nostra delle aziende che fanno consulenza nel poter progettare idonee domande, ma spesso nella poca innovazione, del basso livello di innovazione che le nostre aziende hanno nei confronti dei competitor a livello europeo. Quindi c'è bisogno di un salto e questa crisi può essere un'opportunità per far comprendere alle aziende che bisogna uscire dalla zona di comfort e cercare di fare un passo avanti andando verso queste tipologie di nuovi mercati, nuove opportunità di lavoro e di business, tenendo presente, quindi ripeto, la digitalizzazione è un elemento fondante e fondamentale su cui si sta andando, sia rivolto alla pubblica amministrazione, ma rivolto soprattutto alle imprese nel loro interno, sia per il loro interno sia per il loro esterno. E una produzione che guarda sempre più a green, sempre un'economia più circolare, che possa aiutare anche a uno sviluppo ambientale più sostenibile. Tutto questo sarebbe più opportuno farlo in virtù del fatto che le nostre PMI hanno una piccola, sono piccole, una logica di aggregazione e di strutturazione consorsi o contratti di rete che guardano a questi progetti di area e di sviluppo che singolarmente forse sia più difficile da fare, ma mettendosi insieme c'è più facilità nel poterlo fare. Grazie a Enzo Altobelli, poi magari torniamo con un secondo giro di immagini. Adesso Eugenio Ferrari, presidente di Assoreti PMI. Importanza delle reti di impresa per il rilancio della PMI. Eugenio Ferrari. Ecco, ringrazio tutti gli organizzatori, quindi Carlo Verdone e il nostro moderatore Galimberti per questo interessantissimo confronto con delle realtà. E ovviamente, essendo l'ultimo a intervenire e anche in maniera abbastanza sintetica, molti argomenti che noi trattiamo, molti argomenti da cui traiamo spunto quando noi operiamo appunto nella nostra logica del costruire reti, sono già stati affrontati. Non si è parlato molto, tranne appunto l'ultimissimo accenno che ha fatto Enzo, alla logica dell'aggregazione. Cioè, ho sentito molti interventi di grandissimo interesse sia sul piano dello scenario internazionale, sia sul piano di molti strumenti che però sembrano indirizzati sempre alla singola impresa. La realtà è che almeno noi come organizzazione ci stiamo impegnando da molti anni sul fronte proprio di come aggregare imprese, perché a nostro avviso questo è una dei driver, uno dei focus per un paese come un paese italiano, dove il 95% più o meno delle aziende non raggiunge neanche i 9 dipendenti. Ecco che a noi sembra abbastanza naturale impegnarci sul fronte di come aggregare più imprese e farle andare in una direzione, ed è poi anche alla fine il concetto base del contratto di rete è proprio quello, cioè la singola impresa entra in un contesto più ampio proprio perché da sola è impossibilitata a raggiungere un determinato obiettivo. Quindi questo è un po' in estrema sintesi ciò che si è proposto anche il legislatore nel 2009, andando a creare un contratto che a nostro avviso è stato poi molte volte modificato nel corso degli anni, ma rimane ancora nella sua essenza originaria molto valido, anche perché il legislatore si è accorto che doveva mettere insieme un fattore giuridico, quindi quello di un contratto che aiutasse le imprese tra di loro a organizzarsi in maniera formalizzata dal punto di vista anche normativo, però ha inserito tra gli elementi, tra l'altro essenziali, costitutivi del contratto, un programma. Cioè la strategia ha voluto, a nostro avviso, mettere insieme fortemente due elementi che magari
non stanno sempre insieme, la parte normativa e la parte strategica. Questo perché? Perché si capisce che un contratto di rete deve avere delle basi, una griglia di carattere normativo che fa in modo che gli imprenditori abbiano davvero un terreno solido su cui poter cooperare dal punto di vista contrattuale, ma altrettanto darsi delle regole di tipo strategico che siano che portino a dei risultati, che portino a degli obiettivi. In generale, quindi, a nostro avviso, oggi uno degli elementi determinanti, e sto appunto anche alla luce di tutte le considerazioni fatte, gli scenari internazionali, eccetera, se non ci si orienta su una aggregazione formalizzata, molto difficilmente tante piccole, piccolissime imprese, penso ad esempio anche all'utilizzo di risorse importanti, come accennava Petrini, che potrebbero anche essere utilizzate a livello di un sistema più composto da più imprese, quindi risorse che la singola impresa, ripeto, singolarmente, risorse o anche obiettivi che la singola impresa da sola non potrà mai raggiungere, ma che insieme diventano fattibili. A maggior ragione in uno scenario come quello che ci troviamo davanti oggi, che sinceramente è uno scenario che ci fa capire una tale difficoltà, drammaticità in alcuni casi, e ne hanno parlato bene tutti i relatori che mi hanno preceduto. Però chiaramente qua siamo stati chiamati anche a questo confronto per dare ognuno una propria visione. Ecco, la nostra visione è questa. Possiamo ragionare sui singoli settori, possiamo ragionare sugli strumenti, per esempio gli strumenti di finanza o altri strumenti che possono essere molto importanti, ma se a nostro avviso non si ragiona su un elemento base, che è quello dimensionale, che è quello cioè di raggiungere una certa massa critica che faccia in modo che questi strumenti che sono alla nostra portata, ed è verissimo che noi non siamo bravi adesso mi scuso, non mi ricordo che ci sono stati molti interventi, tutti interessanti, che ho seguito con un grande interesse. Chi ha detto che noi non siamo bravi a portare a usufruire della finanza agevolata ha detto una cosa sacrosanta. Chiaramente questo per una piccola impresa, io adesso estremizzo un po' l'impresa che ha meno di 9 dipendenti, voi capite che accedere a meccanismi di finanza agevolata che implicano anche l'utilizzo di professionisti esperti che portino la piccola impresa, per quanto dinamica, per quanto con buone idee, ma se non c'è un aggregato dimensionalmente forte, mi pare che tutte queste cose non riescano veramente a sbloccare il limite dimensionale. Ma non è solo una questione di limite dimensionale, nelle reti si raggiungono o si possono raggiungere molti altri risultati. Io penso al profilo occupazionale stesso, cioè la salvaguardia di posti di lavoro. È chiaro che se sono da solo o se siamo insieme possiamo fare dei progetti più complessi e anche più forti nei confronti di chi? Di quelli che sono i nostri interlocutori, a cui prima ci si presentava singolarmente, invece magari presentandosi in modalità aggregata cambia anche un po', forse non del tutto, ma può cambiare anche il potere negoziale. Ma penso anche a situazioni di tipo lo stesso, diciamo, le reti sono anche un grande, importante, diciamo, contesto sul piano professionale, perché implicano l'intervento di molte professionalità. Se pensiamo alle reti agricole, penso a figure come gli agronomi che stanno diventando sempre più determinanti nello sviluppo di quello che appunto diceva anche prima il presidente Cafaccio, e della economia green e altre situazioni di questo tipo. E sul piano professionale, sia dei livelli di carattere. Abbiamo un po'. Pronto? Non sento, scusami. Che abbiamo avuto un poco di alcuni secondi, adesso l'immagine un po' sgranata, ma l'altro arriva, un po' di ritardo, ma arriva. Speriamo. Comunque il concetto per fare rete è abbastanza chiaro, secondo me, e si è sempre più rafforzato in questi ultimi mesi.
Noi abbiamo avuto un'enorme, diciamo, una grande crescita sia della nostra associazione, ma anche una grandissima crescita delle richieste, di idee e di volontà di partecipare a delle aggregazioni formalizzate, a delle aggregazioni strategicamente evolute. E noi ci siamo attrezzati nell'arco di una decina d'anni per essere presenti su tutto il territorio italiano in maniera capillare. Oggi siamo arrivati a coprire 140 delegazioni sull'intero territorio italiano, il che vuol dire che in un momento in cui soprattutto si dà molto spazio, molto peso alla modalità digital, alla modalità online, cosa che è giustissima in un momento come quello che abbiamo attraversato, però noi invece siamo convinti che la nostra presenza, a parte il fatto che, scusate, non è possibile certamente creare, costituire reti se non affiancandosi direttamente sul territorio a chi propone queste aggregazioni. Quindi è già una cosa abbastanza naturale il fatto di essere presenti al fianco proprio degli imprenditori che hanno l'idea di aggregarsi. Però tutto ciò nonostante, noi abbiamo mantenuto forte l'impegno nella nostra divulgazione online, e anche con i nostri corsi. Abbiamo un corso per manager di rete, perché crediamo fortemente che per portare avanti una rete in maniera virtuosa sia necessario un livello di governance formato e anche certificato, come noi abbiamo oggi, avendo formato circa 700 manager di rete in tutta Italia. Questi sono risultati che a nostro avviso devono oggi essere soprattutto sempre più messi al servizio del paese. Noi lo facciamo come associazione no profit, veramente con spirito di servizio, perché crediamo che fare rete sia soprattutto un fatto culturale, oltre che un fatto di carattere organizzativo, che implica tante altre situazioni. Certamente se non si sblocca la cultura dell'individualismo e non si dà un pochino più forza, un po' più spinta ai benefici, ai vantaggi che possono derivare dall'aggregarsi, e questo può essere un limite per un paese polverizzato dal punto di vista industriale come quello italiano. Le reti di impresa non sono certamente la panacea, non sono certamente la soluzione di qualsiasi problema. Molte imprese non saranno adatte mai a entrare in un contesto di rete, e così come molte reti non potranno accettare qualsiasi impresa. Però una cosa la voglio dire, anche se noi ci siamo spinti, e concludo, soprattutto negli ultimi anni, in una idea, in una logica di rete estremamente razionale, cioè sempre più razionalizzata, sempre più programmatica, e quindi spinta sempre più all'efficienza, all'efficacia del modello di rete stesso. Però una cosa penso che soprattutto in un momento come questo non sia da trascurare, cioè l'effetto solidale, passatemi il termine, che non vuole essere pietistico o da fate bene fratelli, ci mancherebbe altro, però se nel contesto delle 10 imprese può esserci un'impresa un pochino più debole, ecco che magari la rete può anche ritrovare quell'effetto solidaristico che non mi sembra da escludere in un periodo come questo, perché può dare a quella singola impresa che magari è un po' più in difficoltà, è rimasta indietro sul piano manageriale, culturale, ha avuto anche, perché no, qualche disavventura di tipo finanziario, ecco che questa impresa potrebbe riallinearsi proprio nel contesto che la fa anche ripartire. Detto questo, è una panoramica. Io ringrazio davvero per anche tutti gli interventi che ho ascoltato, è sempre una grande crescita potersi confrontare su temi così da esperti come ho sentito, e vi ringrazio. Grazie, grazie. Secondo me questo intervento, però ti chiederei di chiudere il microfono perché sento la mia eco ed è molto sgradevole. Ecco. No, dicevo che secondo me questo intervento chiude bene a cerniera questo giro, questo primo giro, perché secondo me ha focalizzato quello che anche tutti gli altri relatori hanno toccato, la crisi definitiva di quel modello. Cioè la crisi definitiva, è arrivata una situazione di crisi, aggravata di crisi di quel modello di impresa diffusa, un po' polverizzata, di cui parlava Ferrari, che è una cosa che adesso siamo costretti a vedere in tutta la sua drammaticità, ma che
doveva cominciarsi a vedere già dai primi anni 90, quando è cominciato un processo di migrazione verso l'esterno di competenze, di know-how, di personale, eccetera, dalle imprese, dal sistema di reti delle imprese italiane. Allora, io vorrei partire da qui per fare una domanda conclusiva che rivolgo a tutti gli interlocutori, ognuno per la propria competenza, ai relatori ovviamente. E cioè, se questa grande crisi pandemica, tragica, eccetera, però non è un'opportunità anche da questo punto di vista di ripensare a una collocazione, a una ricollocazione del nostro sistema di imprese, del nostro made in Italy anche all'interno delle relazioni internazionali. Per esempio, riparto da Enrico Verga, no? Che sottolineava, appunto venendo dalla fascia pedemontana a confine con la Svizzera, dove anch'io ho vissuto per tanti anni e lavorato, è vero, ricordava Verga che tutta la meccanica con alto contenuto di ricerca, di precisione, di specializzazione è diventata alla fine, negli ultimi 25 anni, completamente ancillare al sistema tedesco. Quindi noi abbiamo una meccanica che lavora per l'automotive, ma che non ha, diciamo, una sua autosufficienza, una sua autonomia, perché dipende dal mercato interconnesso, ma soprattutto dalle sorti di un paese che ha una situazione finanziaria, economica, di peso, di debito, completamente diversa da quella italiana. Ora, io non sto ovviamente promuovendo un modello di impresa o di rete autarchica, no? Perché non è questo il tema, ma di sicuro questa crisi ci induce a ripensare anche dei modelli di sviluppo, nei quali un'impresa polverizzata probabilmente, come diceva Ferrari, non ha più cittadinanza perché non ha né massa critica né capacità di ricerca, di rinnovamento, eccetera. Allora volevo partire, se spero che ovviamente ci sia ancora Enrico Verga, per chiedergli se condivide questa mia suggestione, cioè che forse è necessario anche un ripensamento strategico del sistema Italia, no? Che poi il sistema Italia è composto da tante cose, soprattutto da un tessuto di piccole imprese che vanno messe in rete oggi, sì, per un tema di massa critica, finanziamento, ricerca, investimenti, ma se volevo chiedere a Enrico di una sua valutazione su questa mia breve pillola di geopolitica, per usare un po' di ironia, ecco, di autoironia. Enrico Verga. Se Enrico salta il giro, volevo interpellare, allora, seguendo il giro, Andrea Pietrini su questo tema. Beh, Enrico sarà sicuramente più bravo di me. Io sinceramente non sono così ottimista, nel senso, sicuramente andrebbe ripensato, no? Andrebbe ripensato molto. Potrebbe essere un'occasione, è un'occasione che però stiamo perdendo. Avremmo avuto, anche perché, come abbiamo detto, le istituzioni non ci hanno aiutato. Vuol dire, eravamo già in una situazione complessa. Se avessimo avuto una reazione più forte da parte delle istituzioni, diciamo, per dire, ecco, qui c'è disponibilità anche in termini procedurali, di infrastrutture, eccetera, eccetera, probabilmente avremmo voluto cogliere questa opportunità. In verità, secondo me, qui dovremmo solo cercare di sopravvivere. Voglio dire, innanzitutto, voglio dire, siamo in un contesto, qual è quello del mondo occidentale, a me perdente, voglio dire, dove la dinamica del potere anche economico si sta spostando a est, non per niente. Voglio dire, ne abbiamo, Enrico ha cominciato a parlare della Cina, quindi siamo già in un contesto perdente, in una parte di questo contesto più perdente di altre, perché ragionevolmente, voglio dire, se ci confrontiamo con altri paesi, ancorché la Germania vada male, ma figuriamoci noi. Avremmo potuto in questa crisi, in qualche modo, voglio dire, se fossimo stati supportati a livello di sistema paese, fare anche delle riflessioni di questo tipo. Ma così non è, e a questo punto si torna sempre all'iniziativa del singolo imprenditore, che è quello che porta avanti la baracca. Naturalmente in questo momento è molto preoccupato e certamente non ha tempo di avere un pensiero strategico. Sono assolutamente d'accordo con Eugenio, il tema delle reti è un tema fondamentale, vuol dire, potrebbe essere, diciamo, portato avanti, potrebbe essere forse la chiave di lettura di questo cambiamento, no? Proprio perché si fa superare il classico campanilismo italiano, soprattutto in queste aziende citate in certo settore, dove piuttosto che far stare bene, diciamo, il mio concorrente, moriamo tutte e due. Cioè, vuol dire, io ho visto delle scene in questi anni, questi imprenditori, che pur di non ammettere certe situazioni facevano morire l'azienda. Quindi in questo contesto, un contesto culturale di questo genere non si cambia, anche con una crisi di questo genere non si cambia. Lo Stato non ci ha aiutato, quindi ragionevolmente io direi cerchiamo di sopravvivere,
in questo tempo cerchiamo di darci delle regole più, più serie, diciamo, no? Come, come organizzazione, e magari alla prossima lo riusciamo a fare. My two cents, come si dice. Grazie Andrea. Allora è tornato Enrico Verga, che ha avuto un problema con la rete, ho visto in chat. E non so se aveva colto la domanda, comunque è già stata ripresa nella risposta di Andrea. Cioè, perdonatemi, no, perché sono tornato Aurora. Bene, allora coglievo come gli spunti venuti dai cinque, dagli interventi di questa mattina, e partendo soprattutto dal tuo, no, quando parlavi della meccanica del distretto Lecco Varese e un po' Como, che è diventata totalmente ancillare al sistema tedesco, e cioè funzionale, collegato a quello. Allora il mio ragionamento era: una crisi pandemica di questo tipo ci induce anche il sistema paese, senza evocare il sovranismo, il nazionalismo, ecco, assolutamente fuori luogo, però induce anche a un ripensamento sulle interconnessioni tra stati, no? Perché basta una crisi pandemica a far saltare tutte le condizioni di parità e di simmetria di comportamenti. Allora io dicevo, in questo contesto, e visto gli effetti pesantissimi di questa crisi, che cominceremo a vedere, come diciamo, all'inizio da ottobre, non adesso, ma da ottobre-novembre, allora non è il caso, non sarebbe anche l'opportunità di ripensare strategicamente il ruolo del sistema Italia, no? Cioè c'è ancora una certa manifattura che comunque per un paese come il nostro deve continuare a essere, dovrebbe continuare a essere fonte di ricchezza, di ricerca, di sviluppo e quant'altro. Allora, non è l'occasione di ripensare il sistema Italia e di rifocalizzare un po' più su se stesso come rete, piuttosto che, come diceva purtroppo adesso Andrea Pietrini, cercare di tirare, di svangare la nottata e di ripresentarsi in un domani, così magari sperando di esserci ancora, di sopravvivere. Ma so sicuramente sarò bravissimo nella risposta. La risposta più semplice è sicuramente sì, però con una premessa doverosa. Allora, se parliamo, facciamo l'esempio della moda adesso, che in parte Como con la setta ci ha campato per molti anni, adesso ci campa molto meno. Allora, il problema che cos'è? Se parliamo di, facciamo una prima linea di una linea di abbigliamento, Armani, Gucci, scegliete voi, diciamo che Armani almeno è ancora italiano, Gucci è stata comprata. La prima linea di un Armani ovviamente ha il 90% del suo sourcing, dell'intera filiera, sicuramente in Italia. Perché? Perché la qualità, la ricercatezza dei materiali è ovviamente tale per cui l'attenzione con cui dalle sartine, ma dico sartine non per dare, per insultare le persone che fanno le sarte, ma intendendo tutta una serie di persone che nel tempo hanno sviluppato una competenza in anni e anni di attività, ovviamente ci sta. Però le sarte italiane hanno un costo della vita, anche se abitano al sud, ma qui non voglio fare il salviniano, solo che il costo della vita al sud è più basso rispetto al nord, soprattutto se parliamo del grandi centri come Milano, hanno ovviamente un costo della vita che è più elevato rispetto a, non so, il produttore di magliette da battaglia, io uso questo termine nel senso quelle che trovate da Armani a 150-200 euro, che sono proprio la linea che può indossare chiunque, una prima linea di Armani ha dei costi estremamente più importanti. Ora, su una prima linea Armani può concedersi il lusso di fare tutto made in Italy, assolutamente, se non tutto una buona parte, magari il filato di cotone comunque devi importarlo, non mi pare che si coltivi cotone in Italia. Però se parliamo già di altre linee più basse, non possiamo pretendere di avere tutto italiano. Dobbiamo quantomeno giocare in una sponda che io definirei europea, quindi Unione Europea al nord, e diciamo mediterranea al sud. Se pensiamo a tutto quello che è la produzione dei filati turchi, piuttosto che i costumi da bagno, che tempo fa un amico che lavora nel settore mi aveva spiegato che facevano lo sourcing dal Nord Africa. Quindi un bacino, diciamo, relativamente più vicino, che comunque non sarà mai un bacino esente da degli shock, perché tra le primavere arabe, adesso senza scomodare il Covid, probabilmente con il Covid avremo una seconda ondata di primavere arabe, ma per questo spiegarvelo dovremmo prenderci un'altra ora. Il near reshoring, come l'ho chiamato io, quindi Ungheria, Bulgaria, Polonia, tutti questi stati, hanno un costo della vita più basso, tale per cui l'operaio che lavora in una fabbrica in quella zona può permettersi di lavorare per, poniamo, 700 euro, che ovviamente non è questione di sfruttamento se il costo della vita là per un appartamento in affitto pari 100 euro, cioè proporzionalmente, come dire, qui da noi. In Italia puoi andarla a fare su tutta una serie di operazioni particolari, sull'ultimo miglio, e comunque questo è il grande problema delle imprese italiane, le PMI di filiera, molte di loro ragionano ancora come 30 anni fa. Io poco prima del Covid mi sentivo ancora aziende dirmi, ma sai, con la crisi, dicevo, scusa, ma la crisi c'è stata nel 2008, i consumi italiani
sono tornati al pre-2008 nel 2015, dati della BCE che ho riportato in una delle mie analisi, adesso la crisi non c'è più. E sì, ma sai, la crisi è una cosa lunga. Cioè, la scusa di andare a utilizzare c'è la crisi, che è un dato di fatto che c'è stata nel 2008, c'è stata per un po' di anni, ci sarà adesso assolutamente e ci durerà, temo, anche più di 7 anni come era successo in precedenza. Però se vogliamo stare qui a dire che c'è sempre la crisi, va benissimo. Io stesso, come consulente strategico, alcuni miei clienti mi hanno messo in stand-by su alcuni progetti. Capita, cioè non ne faccio certo segreto. Però il problema è cercare di capire cosa andare a muoversi. Questa può essere un'opportunità, ma non sono un fan della crisi un'opportunità, perché a mio avviso non lo uso mai come termine. Però il discorso è sicuramente questa crisi può imporre alle aziende una serie di percorsi di effettiva valorizzazione del lavoro, dallo smart working, lavorando per obiettivi, per task, non per vengo 8 ore in ufficio, che a mio avviso è antico come modo di ragionare, ed ecco perché per esempio in questo caso il fractional, che ha un'ottica molto vengo, faccio il mio lavoro, me ne vado fuori dalle scatole, ma anche se lavoro da casa lavoro lo stesso, tu mi paghi per i risultati, non mi paghi per venire 8 ore in ufficio, e questa è sicuramente un'evoluzione del lavoro. Dall'altra, la valorizzazione di asset non competitivi, io penso a real estate, penso ai magazzini, cioè prima andare a licenziare le persone, non voglio fare il sindacalista di turno, ma prima andare a licenziare le persone che hanno acquisito nel tempo una serie di competenze di varia natura tecnica, dal CFO al CPO piuttosto che il direttore vendita, eccetera eccetera, valutare quali altri asset possono essere liquidati, ma nel senso non buttati via, ma che possono generare liquidità, oltre poi a tutto il discorso di progetti europei, Horizon, per chi ovviamente ha accesso. Ecco, queste tematiche possono riportarci ad avere una sfera più, tra virgolette, paneuropea, diciamo nell'ottica di approvvigionamenti e quant'altro. Però non possiamo comunque fare miracoli. L'alluminio in Italia non è che possiamo tirarlo fuori da chissà dove. L'acciaio, c'è l'Ilva, non voglio neanche commentare. E poi comunque i costi competitivi dell'acciaio cinese, è inutile stare qua a giocare. Quindi però dove è possibile cercare di fare una sfera di operazioni e di linee di backup per quanto riguarda per esempio la fornitura di materiali o di servizi che sia più paneuropea. E quindi, per fare un esempio sul Covid, tanto per dirla semplice, se adesso l'Europa dovesse decidere, mi pare che stanno ancora pensando, di chiudere gli arrivi in aereo dagli Stati Uniti, perché mo sono loro gli untori del mondo, quantomeno del mondo occidentale. Ecco, se decidessimo di chiuderlo, e all'interno di queste aziende che operano per la filiera italiana, ci sono aziende che operano al 30% della fornitura della filiera italiana in Ungheria, o in Bulgaria, in Polonia, ovviamente siamo più tranquilli che non se abbiamo invece la fornitura che arriva dall'America o se arriva dalla Cina. Ecco, giusto. Però ragioniamo in un termine di emergenza, di resilienza, per poi andare avanti. Certo. Bene, grazie. Io però pensavo che ci sono dei settori anche apparentemente maturi, no? Nel quale ovviamente non avevo in mente l'acciaio quando parlavo di pensare a un sistema Italia, perché non è mai stato probabilmente nelle corde, e sicuramente questo tipo di industria pesante per tutti i costi anche di economia attualmente non è più strategico, non è pensabile. Però sto pensando ad altri settori che di primo acchito sembrerebbero maturi, no? Anche per esempio la meccanica, tu hai parlato di moda, io potrei citare solo un caso di eccellenza risaputo e notorio, per esempio l'azienda di Brembo, no? È un'azienda che fa ricerca in un settore come quello della meccanica, alla fine che sembra così maturo e così esportabile, ma riesce a tenere ancora in casa ricerca, produzione. Ma guarda, io ti faccio un esempio, se vuoi, ancora più di nicchia, se vuoi, ma una cosa che quando l'ho scoperta io sono stato felicissimo, ma perché adoro la fantascienza. Allora, c'è un'azienda che ho scoperto tempo fa, perché per tramite di contatti comuni, che si occupa di deorbitare i satelliti, ok? Cioè, c'è un satellite su, vecchio, ok? Immaginatevi la scena, invece che questo satellite va in giro, magari si spacca altri satelliti, arrivano su, lo pigliano, lo tirano giù, vuol dire che lo mandano in un'orbita che poi cade sulla Terra, che però non fa male a nessuno, perché se no ti cade in testa, fa un male cane. Ora, di tutto questo, questa azienda, che è un'azienda ad altissima competenza, si chiama The Orbit, ma non voglio fare lo spot pubblicitario, giusto perché l'ho scoperta un paio di settimane fa, questa azienda ha sede a Como. Ora, voi direte, un'azienda che lancia satelliti ha sede a Como. Certo, mica lanciamo i satelliti da Como, però li lanciano da, credo, la Guyana francese o piuttosto dalla Russia. Però il tema è, questi qua sono un branco di ingegneri con varie nature di esperienze, si sono messi qua, hanno cominciato a creare un sistema per creare il suo satellite
chiamiamolo spingitore, cioè che dà una botta al satellite vecchio e lo tira giù. Adesso è un po' più tecnico, ma non voglio farla lunga. Ecco, questa azienda è composta, credo, da 20-30 persone, opera qui, poi opera in remoto per il lancio alla Guyana, opera... Cioè, capite che parliamo di un'azienda che fa un servizio, che ce ne sono forse 5-6 in tutto il mondo, e lo fanno da Como. Non è che lo fanno dalla Guyana francese, dalla NASA a Cape Canaveral, lo fanno da qui quando il satellite lo hanno lanciato, quindi un'altra persona si occupa di portare sul satellite, tecnicamente è l'ESA che la porta su, oppure la, quello di Elon Musk, se non ricordo bene, e poi quando è andato su gli dicono via telefono: oh, bella raga, adesso il satellite è vostro, andate a ruzzare giù i satelliti. L'ho fatta molto semplice, ma è per dire che l'Italia ha tutta una serie di nicchie di competenza mostruose, nel senso buono del termine, che però ovviamente non è che si può pensare, io ho fatto l'esempio dell'acciaio perché rende l'idea di un'intera filiera mondiale, ma questi qua sono dei bravi cristiani che stanno in provincia di Como, mondo della seta che ormai non è più, inutile raccontarcela, e questi qua deorbitano i satelliti, che è una cosa fantascientifica per gli standard italiani. Grazie Rico, grazie per questa ulteriore presentazione. Adesso volevo finire il giro, nel frattempo rispondo anche alla chat, certo. Perché vedo che Andrea in forma al link mi dice che il problema è di domanda interna, ci vogliono grossi volumi. Sì, sono, posso essere parzialmente d'accordo, è anche vero che la domanda interna la si sostiene anche con lavoro, produzione, ricerca, cioè il mercato interno è anche dato dalla capacità di produrre, di mettere a disposizione risorse poi da chi deve comprare. Io non credo che, nonostante tutto il mercato, è vero, paragonato alla Cina, all'India, probabilmente agli Stati Uniti, la domanda interna dell'Italia non ha quei volumi, ma non è neanche la domanda interna di un paese del terzo mondo, e credo che il prodotto di ricerca ben fatto, assolutamente top di gamma, eccetera, possa essere prodotto in Italia per anche essere commercializzato su mercati maturi e non necessariamente mercati emergenti. Io ho tenuto a precisare che la mia non propongo né un modello di mercato autarchico né di chiusura dei confini, stavo parlando di strategia in un momento in cui di profonda trasformazione, di profonda crisi, e le mie ovviamente sono domande, sono proposte, non sono certezze. Adesso però volevo continuare il giro con Andrea Caffà, che era, si era già collegato su questa domanda suggestione che sta girando. Sì, allora io, giusto per dare, come dire, una risposta, io non credo che l'Italia possa avere la capacità di volumi che della Cina, proprio giusto per un discorso di dimensioni. Però l'Italia è il paese dove nasce Bulgari, l'Italia è il paese dove chi vuole il Bulgari deve, ecco, venire nel nostro paese. Io sono convinto di un discorso, rispondo alla domanda sul ripensamento strategico. Questa crisi pandemica, che probabilmente ripartirà a settembre, perché ci sono quei paesi dove le economie sono emergenti o in difficoltà, dove ci sarà una grande esplosione e si deve confidare tantissimo in un discorso di solidarietà, porterà a un ritorno a casa delle aziende. Le catene di produzione saranno ridotte e quindi noi oggi possiamo avere un'opportunità che, dicevo poc'anzi, le aziende che da 20 anni sono fuori, da tanto tempo sono fuori, possono venire ad investire qua. Questo poi deve essere anche una capacità del decisore politico, soprattutto il sud Italia, perché guardate che noi, come Italia, siamo la seconda manifattura d'Europa e siamo la settima manifattura del mondo. Io non so quanti conoscono questi dati. Però tutto questo avviene nel nord Italia. Immaginate se questo rientro a casa, le regioni, i territori, gli enti locali, dessero delle opportunità a livello di semplificazione di autorizzazioni amministrative alle imprese e opportunità in tema di capannoni, aree industriali, quindi dare disponibilità. Ecco, io credo che questo potrà, già darà tanta occupazione e porterà sviluppo. Per quanto riguarda il ripensamento strategico, io leggevo poco fa, lo leggo testualmente, l'82% degli italiani sono convinti che la sostenibilità può favorire la crescita economica del paese. Documenta Nando Pagnoncelli, presidente Ipsos, del suo sondaggio settimanale Corriere della Sera. Ecco, immaginate che adesso tutta Europa sta andando verso un
New Deal Green, no? L'Italia veramente, come dice Realacci, può diventare leader di questo grande cambiamento, leader dell'economia circolare. Noi siamo, lo dicevo poc'anzi, il paese del bello, del lusso, dell'elegante, l'Italia style, no? Allora il punto è, oggi in tutta questa disgrazia, in tutta questa crisi che si è generata, l'Italia ha tante carte da poter giocare. Bisogna crederci, bisogna che ognuno di noi ci creda. Condivido col collega che bisogna fare rete, bisogna fare squadra, bisogna fare sistema, e che il decisore politico, oltre ad avere una visione adeguata, diverso dove sta andando il mondo, che è il digitale, un'ultima cosa, oggi un'app, la tecnologia è alla portata di tutti, un'app che rivoluziona il mondo può essere scritta anche in un garage, e anche qua noi abbiamo molta creatività. Quindi ecco quello che voglio dire, il decisore politico deve dare spazio ai giovani, alla creatività degli italiani, e investire su noi stessi. Per primi dobbiamo crederci noi, che spesso e volentieri siamo anche abbastanza pessimisti. Ora, chiaro che le cose vanno come vanno, in tutte le ciambelle, magari fino ad oggi sono state, ma oggi, ecco, per andare al ripensamento strategico, il Recovery Fund può essere veramente una grande opportunità. Ci dobbiamo credere, cari amici. Se non ci crediamo, siamo veramente già perdenti. Quindi ben vengano incontri come quelli di oggi, no? Dove l'uno sensibilizza l'altro nel fare rete, nel fare sistema, e credere che questi progetti ci possano riportare ad essere una superpotenza come lo siamo stati per tanto tempo. Grazie, grazie Andrea Caffà, perché ha tirato nella partita anche il convitato di pietra, no? Che è il decisore politico, che alla fine è quello che, diciamo, con una certa ignavia strategica ha creato le condizioni per, chiamo ignavia strategica così per non dare giudizi di valore, di merito, però che è quello che ha creato le condizioni di oggi. Ecco, probabilmente di fronte a un dirupo come quello odierno, e con la possibilità di attingere poi anche a finanza, anche qua fuori dal dibattito politico italiano, a finanza emergenziale, qual è quella in parte così sicuro, quella europea, probabilmente sono le condizioni per un nuovo inizio, cioè che è economia green, che è recupero del sud, riportare in Italia ricerca, perché sul piano del digitale oggi abbiamo perso molto terreno, ma c'è la possibilità forse anche di recuperarlo, non ci mancano le scuole, non ci mancano gli scienziati per fare della ricerca vera. Allora, volevo sentire anche il parere di Enzo Altobelli su questo ripensamento strategico e sul ruolo, evidentemente sul ruolo della finanza, sulla capacità della finanza di supportare questo tipo di riconversione, anche se molto, dicevo poco fa, dipende dal pubblico. Sì, lo dicevo anche in precedenza, la finanza può essere un elemento che incentiva le aziende ad andare verso le indicazioni delle loro attività. Possono essere i decisori politici nel mondo, soprattutto nel centro sud, dove oggi una maggiore apertura nelle trovare delle forme di aiuto che sono più forti rispetto alle altre parti d'Italia, quindi un'opportunità nel centro sud da questo punto di vista. Perché se parliamo di alcune opportunità, abbiamo un eco, qualche microfono aperto, quindi abbiamo un po' di eco, chiedo sì. Di chiuderlo chi non è collegato. Ok, riproviamo adesso. Ok, vai, dai. Ho preso alcune opportunità che sono previste in una per tutte, il piano ricerca e sviluppo, che prevede un incremento delle percentuali di credito d'imposta per le aziende che fanno ricerca e sviluppo a sud. Quindi questo sud intendiamo dall'Abruzzo in giù, quindi quasi centro-sud più che sud. Quindi un po' di logica da questo punto di vista di riportare le aziende in Italia e nel cercare di farlo produrre, soprattutto l'aspetto a valore aggiunto, che è quello che deve fare la differenza, perché è chiaro, sulla manufattura a basso valore non possiamo mai essere competitivi, questo lo dobbiamo sempre dirci, cioè, dobbiamo cercare di le forme della finanza agevolata per portare all'interno dei nostri territori degli elementi di valore aggiunto che possono essere per uscire da questi momenti di crisi. La digitalizzazione è un elemento fondamentale su cui si sta andando, su cui da un po' di tempo si sta andando, su cui tutte le regioni stanno mettendo risorse,
e per fortuna oggi sono già operativi 100 milioni di euro che è una tranche di tanti altri operatori che stanno in essere. Quindi dobbiamo avere un quadro di riqualificazione, dobbiamo essere capaci di capire dove dobbiamo andare, ma nel guardare soprattutto dove vuole andarci anche la Commissione europea, e vediamo in base a come mettono anche i fondi. È inutile andare su territori dove abbiamo già su altri settori possiamo avere un futuro che ci aiuta a fare questo. Penso che sia molto culturale da parte delle imprese ad uscire dalla zona di comfort e guardare il mercato, ma guardare anche un mercato un po' più ampio, utilizzare i fondi che le imprese sono a disposizione. Quindi concludo come ho concluso l'intervento di prima: tutto questo è più facile ed è più possibile se c'è un'ottica di aggregazione, un'ottica di aggregazione anche non solo territoriale ma anche di filiera. Grazie, abbiamo avuto qualche difficoltà di ECOS, però credo che il senso l'abbiamo capito, cioè almeno è stato intelligibile. Allora, la palla l'ha lanciata, ho raccolto da Eugenio Ferrari, anche lui da lui vorrà una battuta, cioè capire se questo sistema di rete potrebbe avere le capacità, determinate condizioni di dar luogo a un ripensamento strategico della nostra, io la chiamo industria nazionale, chiamiamola industria territoriale, chiamiamola apparato produttivo, chiamiamolo sistema Italia, ecco. Sicuramente le reti di impresa hanno fatto nel corso di questi 10 anni un grande salto di qualità. Si è passati dalle reti, diciamo, dei quattro amici al bar, passatemi l'espressione, delle reti molto più razionalizzate, eccetera. Io, come piccolo spunto, continuerei a credere nel Made in Italy. Il Made in Italy è comunque un brand ancora fortissimo, secondo me, a livello mondiale, dove c'è qualità e dove si riconosce una qualità, indipendentemente dalle grandi grife. Io vengo dal mondo della moda, ho ascoltato con interesse quello che ha detto Enrico Verga. Diciamo che comunque la qualità è ancora un fattore determinante e viene riconosciuto alla manifattura italiana. Per quanto riguarda gli aspetti invece di... e poi una piccolissima pillola che ha detto il Presidente Caffà sull'economia circolare, viene riconosciuto indistintamente al contratto di rete come modalità contrattualistica proprio quella capacità di entrare proprio sul tema dell'economia circolare, cioè si vede che il contratto di rete è il contratto, direi, ideale per inserirsi nella prospettiva dell'economia circolare. Come ultimissima pillola e ultima battuta, dico questo: spesso si parla dei sistemi internazionali, del come interagire con gli altri stati dell'Europa, eccetera. Io credo che il contratto di rete, adesso prendetemela anche come una piccola situazione un po' leggerissimamente visionaria, ma non troppo, diciamo. Credo che il legislatore, quando si è costituito il contratto di rete, prevedeva solo l'inserimento di aziende italiane, quindi bisogna, con l'obbligo di essere iscritti a una Camera di Commercio italiana. Ecco, io come mio piccolo contributo e spunto anche per delle situazioni che stiamo portando avanti noi come centro studi, c'è questo, e cioè un'evoluzione concreta del contratto di rete sulla possibilità, e quindi è una piccolissima rivoluzione che parte dal basso, la possibilità di far entrare nelle reti di impresa anche delle imprese dell'Unione Europea. Io credo che questo potrebbe essere uno spunto di grande valore, di grande importanza, anche per far capire agli stati, con la S intesi quelli con la S maiuscola, quando prendono delle decisioni, che c'è anche una parte proprio dell'area che produce e che si impegna ogni giorno alzando la saracinesca per portare avanti la propria attività, cioè proprio ci potrebbe essere un'integrazione europea che parte dal basso. I contratti di rete potrebbero fare, sempre con la loro partecipazione, che ripeto non è risolutiva, non è la panacea, ma con la loro presenza, dare un contributo in questa direzione. Bene, grazie Eugenio Ferrari. Io all'inizio ho detto che mi
stavo a questa giornata con molte aspettative di apprendere, e vedo che anche il richiamo che è stato fatto tra i vari relatori l'un l'altro, secondo me è stato un bel esempio di contaminazione di visioni, di integrazione di competenze. Sicuramente per quanto mi riguarda l'obiettivo di imparare qualcosa da un webinar anche oggi è stato raggiunto. Io volevo davvero ringraziare tutti i relatori per la loro disponibilità, per la competenza e per la pazienza, anche perché insomma gestire i webinar sarà bello, ma era più bello trovarsi dal vivo, e quindi speriamo che almeno da quel punto di vista di tornare almeno alla normalità a ottobre. Allora vedo Carlo Verdone e penso che possiamo lasciare a lui il compito di congedarci e magari di fissare un impegno futuro, ecco, per un aggiornamento su queste tematiche. Carlo. Ma assolutamente sì. Intanto devo dire la verità che è stato per me un'emozione vedere esattamente realizzato ciò che volevo quando ho pensato a questo webinar: mettere insieme delle eccellenze professionali, ma mettere insieme soprattutto delle esperienze, delle professionalità in grado di dare un contributo preziosissimo a questo dibattito, e di carne al fuoco ne hanno messo veramente tanta, tanto è vero che mentre parlavate stavo già pensando a tutto quello che possiamo fare dalle prossime settimane. ANCIMP ha un programma fittissimo, ha un programma fittissimo di incontri con i propri associati, incontri dal vivo, ma avremo anche una serie di incontri con alcuni esponenti di tutte le forze, di tutte le forze politiche, perché prima qualcuno ha detto beh, c'è un convitato di pietra, Alessandro Galimberti, manca il potere decisionale, il potere politico. Noi stiamo cercando di capire che cosa vogliono fare e dove vogliono portarci in questo autunno che da più parti si sente dire abbastanza caldo. Quindi faremo come associazione anche un giro così di conoscenza di quelle che potrebbero essere le prospettive per un prossimo futuro. Vi ringrazio tantissimo, siete stati veramente straordinari nella vostra disponibilità. Vi do appuntamento chiaramente per l'evento di settembre, della fine di settembre, che stiamo preparando a Roma. Sarà un evento dal vivo e sarà un evento particolarmente importante, perché appunto metteremo anche a confronto la nostra prospettiva politica e economica con tutto il mondo professionale che noi rappresentiamo come network multidisciplinare. Ringrazio ancora tutti e saluto Alessandro Genova, a cui passo la parola per le conclusioni finali, e alla prossima occasione. Grazie ancora, arrivederci. Grazie Carlo. Ringrazio Alessandro Galimberti e tutti i relatori. Mi sembra che gli obiettivi del webinar siano stati comunque raggiunti. Hanno sintetizzato benissimo sia Alessandro che Carlo. A questo punto ritengo che i lavori possano considerarsi conclusi. Quindi ci traguardiamo a questo evento di fine settembre, anche se comunque noi come Sole 24 Ore saremo a fianco di ANCIMP anche su eventi locali, territoriali, diciamo, scusate per la della diretta, diciamo che ci vedrà, che vedrà ANCIMP incontrare in realtà imprenditoriali sul territorio. Ecco, chiedo scusa Alessandro, perdonami se ti trovo. Partiamo dal 10 di luglio a Spoleto, dove proprio anche in partnership con il Sole 24 Ore, con Sinet Formazione, con Profima, con altri partner, incontreremo i nostri associati direttamente sul territorio. Chiedo scusa, prego. Basta, va bene così. Allora, un saluto a tutti e buona continuazione di giornata. Arrivederci.
Buongiorno. Grazie, arrivederci. Buona giornata, arrivederci. Saluto a tutti.